Posso? È ancora molto alto. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo il nostro consiglio partendo dall'appello fatto dalla segretaria. Prego. Lachini Mirko, Ferlini Annalisa, assente. Cocchi Daniele, Brignani Rita, Martelli Mara, Guerrini Elena, Marinelli Claudio, Ricci Maccarini Elisa, Fuzzi Flavio, Panfilio Liana, Molinaro Angelo, Bordoni Tiziano. Allora, partirei con il primo punto all'ordine del giorno, alcune comunicazioni. Ah, mi scordo sempre gli scrutatori, allora facciamo Mirko Lacchini, Molinaro e Panfilio. Alcune comunicazioni che volevo dare al Consiglio. Scusa Diana, hai fotocopiato quelle cose del teatro? Ok. Allora, la prima comunicazione che volevo darvi riguarda i lavori completati per il passaggio a livello sulla ferrovia. Sono terminati, volevo rendere edotto il Consiglio che questi lavori sono stati fatti chiaramente in collaborazione con Ferrovie dello Stato, che ha fatto la sua parte di competenza, ma con una parte ulteriore a carico del Comune, con un costo a carico del Comune pari a 12.000 euro, giusto perché, come dire, le informazioni siano corrette, non siano alterate dai guru di Facebook. L'altra comunicazione che volevo darvi è che abbiamo intenzione anche di operare sul passaggio a livello di Via Zoppa. Siamo però al lavoro perché ci sia un intervento importante su Via Zoppa che accoglie le istanze dei cittadini che hanno segnalato, ma poi era anche evidente già l'amministrazione, lo stato di degrado di quella strada, e quindi siamo al lavoro perché il prossimo anno vengano fatti i lavori anche su quella via. Un'altra comunicazione che voglio dare riguarda Oda. Volevo dire che non corrisponde al vero che l'Unione si sia attivata per una proroga sull'adeguamento sismico, sono invece stati perfezionati gli obblighi dell'azienda rispetto agli interventi strutturali che deve effettuare, quindi penso che aver ottenuto che questa azienda porti gli edifici esistenti, quelli diciamo più vecchi, li adotti, li porti al miglioramento sismico, credo sia un obiettivo molto importante perseguito con tenacia da questa amministrazione fin dall'inizio. Siamo impegnati, lo ridico qui perché abbiamo sempre teso a rendere edotto il Consiglio dei vari passaggi. Siamo impegnati, ripeto, per ulteriori monitoraggi nelle circostanze dell'insediamento e monitoraggi ad ulteriore tutela ambientale del territorio, oltre a quelli che voi sapete sono già stati predisposti con un protocollo con gli enti preposti già firmato nei mesi scorsi. Dico anche che siamo anche al lavoro con l'azienda per cercare di dare la possibilità ai rappresentanti eletti di conoscere l'azienda attraverso anche una visita agli impianti. È chiaro che si tratta di rendere possibile l'accesso e chiaramente bisogna che ci sia l'accordo dell'azienda. Un'altra comunicazione che voglio dare riguarda l'installazione dei box degli autovelox. L'avete letto sulla stampa, che sono stati installati 24 manufatti, sono box in tutta la Bassa Romagna. Per quanto riguarda il nostro comune sono due, uno non è ancora stato installato, ma sarà installato sull'altro punto importante che è la Bastia, praticamente quasi a ridosso della Surgital sostanzialmente. Questi manufatti ospiteranno quindi gli autovelox, e chiaramente sono state una misura cautelativa che corrisponde anche alle istanze di molti cittadini che chiedevano di ridurre la velocità nei centri abitati. Ogni comune aveva avanzato dell'ipotesi di installazione di questi autovelox, chiaramente il numero è molto contingentato perché capite 24 su 9 comune è un numero che varia per comuni come il nostro, il numero di 2, comuni come Lugo, il numero di 5.
Questi manufatti funzionano come deterrenti e chiaramente potranno essere, diciamo, potranno contenere i misuratori, quindi multare i trasgressori, osservando le procedure di legge che sono proprie. Un'altra comunicazione che vi voglio dare, e poi sarò più precisa, quindi nel dettaglio, quando avremo più certezza, volevo dire che per quanto riguarda la gara del gas, sapete che ne abbiamo già parlato in questo consiglio, che è in corso una gara del gas a livello di ambito ottimale, che è l'ambito della provincia, ad esclusione di due comuni che sono collocati in un altro ambito. E questa gara quindi è importante, come quella dei rifiuti, e vi volevo dire che oltre ad aver valorizzato le reti, quelle che sono state fatte, diciamo, nell'ultimo periodo, il Comune ha proposto 12 percorsi di allargamento della rete del gas. Di questi 12 percorsi, 7 sono stati inseriti nel piano cosiddetto di condizioni minime di sviluppo. È chiaro che non abbiamo ancora diffuso questa informazione, perché devono passare al vaglio dell'autorità nazionale, diciamo, la legittimità di questi interventi. Una volta avuto questo ok, diciamo che faranno parte della base di gara come interventi minimi di sviluppo. Poi vi ho fatto consegnare la proposta di, adesso non è ancora la brochure, quindi l'anteprima del nostro calendario della stagione teatrale. È un programma a noi parso molto interessante, e con la stessa logica e politica di prezzi molto popolari per i nostri abbonati e abbonamenti locali. Infine, una comunicazione che riguarda il DUP 2017-2019. Il DUP è il documento unico di programmazione, e con riferimento all'iter di approvazione del bilancio si fa presente ai consiglieri che il testo del DUP, che è stato presentato al Consiglio di luglio, costituisce la base di riferimento per la nota di aggiornamento che sarà illustrata in un prossimo consiglio unitamente allo schema di bilancio. Quindi resta inteso che i consiglieri potranno presentare successivamente emendamenti secondo le rispettive norme regolamentari. Detto questo, credo che l'assessore Liverani abbia una comunicazione da farci, quindi se ce la vuol fare. Non va mica. Ecco. Volevo comunicare al Consiglio che, a causa di sopraggiunte incompatibilità lavorative per motivi strettamente personali, io questa sera devo rassegnare le dimissioni dalla mia carica di assessore. Una carica che, vi dico sinceramente, ho svolto con profonda passione e del quale sono stata onorata di ricoprire. Per me è stato veramente un piacere poter lavorare a stretto contatto con tutti voi. Appoggio questa giunta in tutti i modi possibili. Sono convinta che il lavoro impostato dal sindaco sia un lavoro ottimo, su una linea ben definita. E quindi auguro alla giunta che rimane in carica di fare sempre meglio, di continuare su questa strada e di fare comunque l'ottimo lavoro che ha già impostato per i prossimi anni rimanenti per il mandato. Io vi ringrazio veramente di cuore per avermi dato questa possibilità, è stata fantastica, però purtroppo non posso più dedicarci l'impegno che occorre dedicarci, quindi ho deciso di rassegnare le dimissioni. Volevo dire due parole, perché è sempre, come dire, un dispiacere quando si sceglie una persona e se una persona in qualche modo corrisponde a quelle che sono le aspettative, porta avanti un progetto assieme ad altri, sempre un grande dispiacere, dicevo, perderlo perché è anche l'assessore più giovane della nostra squadra. E credo che abbia impresso ai nostri progetti culturali un'energia che è proprio anche della vitalità sua personale, ma anche dell'età. Io credo che dobbiamo, forse, come dire, non tutti hanno avuto modo di conoscere l'assessore Liverani, però mi piace dire che cosa lei ha fatto in questi 2 anni e mezzo di lavoro nella squadra della Giunta.
Lo dico per titoli perché mi sembra che sia giusto. Intanto a lei si deve il rinnovo della convenzione del primo Righini Ricci con il rapporto con il professor Ido Righini e anche un rinnovo del premio che vi ricordo è un premio nazionale che è molto dà molto lustro alla nostra comunità perché è un premio inedito per degli inediti, per dei ragazzi, per la letteratura per ragazzi. Abbiamo portato avanti assieme, ha portato avanti l'esperienza del teatro gestito da Marescotti che continua perché abbiamo rinnovato per altri 2 anni la convenzione che vede Marescotti, il direttore artistico del nostro teatro, quindi nella gestione di questa nostra struttura culturale molto importante. Abbiamo collezionato delle performance in biblioteca interessanti tra arte e libri, non ultima vi invito a visitare la mostra molto bella che è presso la biblioteca, che sono libri di artiste legate alle fiabe, quindi legate al mondo delle fiabe, perché ci sembra anche il locale giusto che accoglie dei ragazzi che vedono, come dire, il lavoro fatto da degli artisti legata alle fiabe e anche ai libri, quindi all'espressione anche espressiva. Abbiamo rinnovato l'estate mettendo al centro i gruppi musicali locali con alti e bassi, però tentando di dare valore ai nostri artisti locali. Sono stati portati avanti i progetti di sviluppo e riaperti i rapporti di gemellaggio con Bitrit e Bourgogne-Jallieu. Abbiamo portato, anche seppur con polemica, l'esperienza di Selvatico, un'esperienza inedita con i nuovi murales che sono distribuiti nel nostro territorio. Abbiamo avuto la prima edizione del Riot Fest a Conselice, realizzato la Festa dello Sport che è giunta quest'anno alla seconda edizione, da annoverare la collaborazione con la scuola per molti progetti. Credo che quello che sta più a cuore a Elena è il progetto del San Grugnone, che è un progetto di laboratorio che vede, diciamo, la maschera, la creazione, l'esperienza, diciamo, di quelli che sono dentro questa nostra associazione a contatto con i ragazzi per far conoscere la manualità legata anche alla creazione delle animazioni, diciamo, dei carri. Abbiamo creato la creazione dell'albo delle associazioni, sia culturali, sportive, anche quelle sociali. Tessuto relazioni, infine, anche con l'Ordine dei giornalisti e con l'ANPI. Abbiamo, credo, celebrato quest'anno, il 1 ottobre, in una veste, diciamo, un po' più nuova, legata al tema della legalità e anche dell'impegno dei giovani su questo fronte. Poi mi piace ricordare l'ottenimento dell'inserimento della infrastruttura telematica sull'area produttiva di Lavezzola che ha curato Elena nella sua competenza. Quindi grazie ancora a Elena. Personalmente penso anche a nome della Giunta, ma anche di tutto il Consiglio, gli auguro a lei che il suo progetto di vita e di lavoro si riesca a realizzare. Credo che non farà mancare il suo contributo e il sostegno sia a questa amministrazione, ma anche ai progetti della nostra comunità. Quindi grazie Elena. Io avrei terminato le comunicazioni, passiamo all'ordine del giorno, se lo ritrovo, scusate un attimo che sono... Ce l'hai tu per favore, grazie, ho perso sempre. Allora, punto numero 2 all'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale numero 83 del 1 settembre 2016, avente ad oggetto variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Come sapete, questa è una comunicazione che va fatta al primo consiglio utile. Sono state variazioni adottate d'urgenza dalla Giunta. Le voci sono molto semplici. Nella capigruppo sono state illustrate, comunque le riepilogo. Per la parte corrente è stato previsto un incremento di entrate pari a 520 euro, per la parte di spesa corrente la spesa di altrettanto 520 euro per l'adesione all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile,
di cui parleremo al punto numero 4. Per la parte 2017 abbiamo previsto un prelievo dal fondo che vi dicevo prima, del Prima Letterario, questa donazione, questo fondo che ha costituito l'ingegnere Righini, e altrettante, quindi lo vediamo nella parte di spese corrente, perché chiaramente il premio vale 6.000 euro per chi lo vince. Poi per la parte corrente sono stati previsti contributi per mutui agevolati, perché noi attiveremo, probabilmente andremo in giunta giovedì o se non questo giovedì, il prossimo giovedì, il perfezionamento, vi ricordate, di quel regolamento per la concessione dei mutui a tutti i cittadini per prima casa, per ristrutturazione e recuperi energetici. C'è, oltre ad avere il mutuo agevolato, la banca tesoriera, che è la BCC, come dire, il cittadino vedrà corrispondere anche un contributo in questa agevolazione della contrazione dei mutui. A fronte di questa spesa, diciamo in aumento, c'è una riduzione di spese di personale di 3.400 euro che viene prevista. E poi sul 2018 c'è la previsione dei contributi derivanti appunto da questi mutui agevolati per l'importo di 5.100 euro, così come previsto una riduzione di spese personali di 5.100. Questo è l'oggetto del punto di cui io dovevo tanto ai sensi di legge, quindi la comunicazione al primo bilancio utile. Andiamo al consiglio adesso all'ordine del giorno numero 3, approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018. Abbiamo qui con noi, ringrazio la ragioniera, nostro responsabile, che è Monica Graldi, quindi può dettagliarvi più nel merito in che cosa consiste queste variazioni. Le abbiamo presentate. Io sapevo di no. Sì, sì, da votare. Chiedo scusa. Torno indietro. Vabbè, ogni. No, scusate, se ero già proiettata con la testa a dopo. Va bene, allora chiedo scusa, così mi fanno rilevare che non riesco neanche a dirigere i lavori per bene. Allora, oggetto numero 2, ratifica delibera di giunta comunale numero 83 del 1 settembre 2016, avente oggetto variazione di bilancio in via d'urgenza, in senso dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 2667 del 2000. Allora, chi approva? Allora, i consiglieri di maggioranza approvano per alzata di mano. Chi vota contro? Molinaro, Fuzzi, Panfiglio. Chi si astiene? Bordoni. Sono a posto? Allora, scusate. Torniamo allora al punto oggetto numero 3, dicevo, che riguarda l'approvazione e variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018. La delibera, già stata presentata nel capigruppo, presenta tutte le ultime variazioni sostanzialmente che a norma di legge devono essere redatte in seno di assestamento di bilancio. Se Monica le vuole illustrare, per favore, mi fa una cortesia, grazie. Allora, relativamente all'annualità 2016, parte corrente. Entrata, c'è la rettifica del contributo regionale per il municipio di 11.732,04. Si tratta esclusivamente dell'adeguamento del cronoprogramma, in quanto il contributo coincide con le spese che si sostengono nell'anno. Quindi allo stesso modo viene rettificata l'entrata, viene rettificata anche la spesa. Poi, che è già prevista peraltro.
Poi allineamento entrate per ruolo RICI 201.420. Questo si tratta in parte di un allineamento relativo al 2016 per 50.000 euro in base alle richieste fatte dall'ufficio entrate che si riferiscono agli avvisi di accertamento emessi nel 2016. Mentre una parte di questi, 151.420, riguardano ruoli del 2012 che non erano stati mai accertati. Poi, per quanto riguarda la parte spesa corrente, ci sono adeguamento dei capitoli per 1.000 euro spese per luminarie, 1.300 euro per incarico per certificato di prevenzione incendi delle scuole elementari, 4.500 euro per le utenze di acqua e gas, 15.978 riguardano una manutenzione del teatro comunale, 4.500 euro per la sostituzione di pluviali nei cimiteri, 300 euro e IRAP per i lavoratori autonomi, 201.420 è il fondo rischi di quei ruoli che abbiamo iscritto in parte entrate perché saranno di difficile realizzo e quindi dello stesso importo della maggiore entrata è stato previsto un fondo rischi, quindi sono stati accantonati queste somme. Poi l'adeguamento della quota capitale del mutuo BCC che ha un tasso variabile, una restituzione di un affitto per un'alienazione di area per 4.878, la diminuzione di spese per manutenzioni varie per 14.800 euro, la riduzione di spese per utenze canoni di 17.376 e la riduzione di spese per interessi per i mutui di 970 euro. Per quanto riguarda la parte investimenti, c'è anche qua la rettifica del contributo regionale meno 11.000 di alienazione patrimonio, 11.732,04. Parte spesa, acquisto scaffalature per archivio per 3.500 euro, l'aumento di capitale della società Delta 2000, 5.000 euro, trasferimento all'Unione per videosorveglianza, la riduzione di 8.500 euro. Poi per l'annualità 2018 nella parte investimenti viene rettificato il contributo regionale per 11.732,04, mentre la parte spesa viene ridotto il capitolo corrispondente di spesa per 11.734,04. L'avanzo di amministrazione ad oggi risulta applicato per complessivi 1.460.000 euro. Grazie a Monica Graldi, è aperta la discussione. Consigliere Bordoni. Sì, grazie. Più che una discussione vorremmo una precisazione relativa alla partita dei ruoli non mai accertati 2012 nel complesso dell'adeguamento dell'ICI. Pronto. Allora, è stata fatta una ricognizione dall'ufficio entrate con la determina 412 del 2016 nella quale sono stati evidenziati tutti i ruoli emessi fino al 2015 e in questo atto rileviamo che relativamente all'esercizio ICI 2012 per l'ICI esiste un ruolo di 151.420 che non era mai stato accertato, quindi qui c'è l'atto se volete consultarlo. 151.420. Chi chiede di intervenire? Consigliere Bordoni. Sì, grazie. Ci sembra una partita significativa che penso, non so quali sono le prospettive di eventuale incasso. Comunque, in relazione al fatto che sono variazioni di bilancio relative al bilancio che noi non abbiamo approvato, quindi funzionale quelle, noi anticipiamo anche il voto contrario, ma vorremmo
approfondire ulteriormente anche successivamente le possibilità, diciamo, di recupero di queste somme mai accertate prima. Sì, mi fai un favore se rispondi. Grazie. Allora, questo riguarda il nuovo sistema contabile che impone agli enti di accertare e di registrare le entrate al lordo. Quindi, se anche noi fossimo certi di non riscuotere neanche un euro, dovremmo comunque accertare l'intera somma. Poi, col principio della prudenza, mettere a fondo rischi e quindi successivamente come vincolo all'avanzo l'importo che riteniamo di non riscuotere. Noi direi che è anche un eccesso di prudenza, perché abbiamo messo la stessa somma dell'iscrizione del ruolo a fondo, vuol dire che comunque questa somma è accantonata, genererà dell'avanzo che verrà vincolato a questa entrata, a questa mancata entrata. Quindi il bilancio rimarrà esattamente in pareggio. Che Bordoni volesse dire altro, nel senso che lui probabilmente voleva capire come mai si è generato, diciamo, questa conoscenza solo ora, penso, e quali sono le forme. Allora, mi potrei prendere questo impegno, casomai in una capogruppo invitiamo il dottor Scheda, così facciamo il riepilogo di questo sistema diverso. Sostanzialmente adesso, ed è anche bene anche, come dire, dirlo anche ai nostri cittadini, l'avanzo che il comune in qualche modo determina è un avanzo che per buona parte non è disponibile, perché è un avanzo, come diceva prima Monica, che costituisce dei fondi proprio perché sono accertate delle entrate che probabilmente non tutte andranno a buon fine, perché chiaramente lì c'è 2012, vuol dire che sono partiti dei ruoli, come dire, all'ente in qualche modo che deve tentare di recuperare le somme, e quindi c'è anche l'entità che si recupera con partite così vecchie, è chiaramente una misura molto. Però un approfondimento, se siete d'accordo su questo tema delle entrate, diciamo, e degli accertamenti, possiamo farla col dottor Scheda in una capigruppo, se siete d'accordo, e mi posso impegnare a farlo. Prego. Sì, penso che il sindaco abbia colto il senso della mia domanda, che non metteva in dubbio che fosse stato applicato nell'accantonamento il nuovo criterio contabile. Quindi noi da parte nostra siamo d'accordo che la commissione di capigruppo sia referente per questa problematica. Ok, ci sono altri che vogliono intervenire? Posso ammettere i voti? Allora, direi che possiamo procedere quindi con le votazioni. Metto all'approvazione dei consiglieri il punto all'ordine del giorno numero 3, approvazione e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018. Chi è favorevole alzi la mano. I consiglieri di maggioranza votano con alzata di mano, favorevole. Contrari? I quattro consiglieri di opposizione, Fuzzi, Molinaro, Panfilio e Bordoni. Di questa delibera chiedo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Il gruppo di maggioranza vota a favore. Chi vota contrario? I quattro consiglieri, Fuzzi, Molinaro, Panfilio e Bordoni. Passiamo adesso al punto numero 4, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile come socio ordinario. Chiedo all'assessore Zamboni di illustrare la delibera. Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. La proposta di delibera che mi viene presentata è una richiesta di adesione come socio ordinario all'associazione AESS, che è un'associazione che non ha scopo di lucro e che svolge la sua attività nella razionalizzazione e nel miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse energetiche. La società è nata nel 1999 con il supporto di un programma della Commissione europea e da allora opera in questo campo.
I soci fondatori sono stati la provincia di Modena, il comune di Modena e la città metropolitana di Bologna. Oltre a questi tre soci fondatori, oggi AESS diciamo, conta un'altra cinquantina di soci che sono i comuni di varie delle province dell'Emilia Romagna. Perché noi chiediamo di aderire a questa società che, dicevo, svolge quei compiti che vi ho raccontato prima? Perché attraverso di essa, in qualità di soci, noi possiamo godere dell'assistenza gratuita per la definizione e l'orientamento delle politiche energetiche, con un taglio nettamente operativo, il supporto alla definizione degli interventi energetici che noi dobbiamo compiere o che abbiamo compiuto per la parte del controllo, il supporto per la scelta della strada operativa adeguata alle esigenze del nostro comune, come per esempio l'utilizzo di incentivi nazionali, regionali o addirittura come incentivi che vengono dalla comunità europea. La possibilità di avere un continuo aggiornamento attraverso seminari tecnici gratuiti che la società stessa organizza, la possibilità di avere, diciamo, un'analisi preliminare delle nostre bollette energetiche intese come caratterizzazione dei consumi che noi abbiamo e quindi capire dove si possono conseguire dei risparmi, coinvolgimento nei progetti europei e nei finanziamenti che vengono reperite in sede comunitaria. Nel 2013, 2014 e 2015 i soci della AESS hanno usufruito di circa 900.000 euro di finanziamenti dalla Banca Europea, a copertura delle spese tecniche di azioni di riqualificazione messe in campo dai comuni. In pratica, quindi, questi servizi di orientamento e supporto costituiscono il fondamento di uno sportello energetico dedicato ai tecnici, ai politici, all'amministrazione pubblica per conseguire i risultati migliori nell'utilizzo dell'energia. Perché noi ci siamo preoccupati di avere questo supporto? Ci siamo preoccupati di avere questo supporto perché come comune noi abbiamo già fatto tutta una serie di interventi e sono interventi che sono meritevoli di essere, come dire, assegnatari di finanziamenti da parte dello Stato, in particolare finanziamenti che possono venire dal GSE. Gli interventi che faremo nelle scuole elementari, ma gli interventi che abbiamo già fatto nella scuola materna, gli interventi già fatti e che faremo nella pubblica illuminazione, che ci danno diritto ad avere dei certificati bianchi, come sapete sono dei titoli che hanno un valore, un certificato oggi bianco oggi nel mercato vale circa 100 euro e un certificato ti viene rilasciato, un titolo ti viene dato quando risparmi un TEP di energia. Quindi abbiamo ritenuto, diciamo, che questa società fosse la società che poteva darci il contributo necessario a conseguire questi obiettivi che ci siamo posti. Vi dicevo che noi entreremmo come socio ordinario, perché sono previste diverse tipologie di socio a scala crescente: il socio ordinario è il socio, diciamo, più normale, attraverso l'acquisto di 10 quote che comportano una spesa annua di 520 euro. E quindi questo è l'impegno economico che viene richiesto per aderire a questa società, che, come dicevo, non ha scopo di lucro. Nella mattinata io ho cercato di farvi avere il bilancio della società, non so se vi è pervenuto, perché non l'avevo il giorno della capigruppo. Comunque la società dal 1999 sino ad oggi ha chiuso sempre i bilanci pressoché in pareggio. Non ha scopo di lucro e quindi non si pone l'obiettivo di conseguire degli utili che non possono essere divisi tra soci,
e da diciamo un'attività sostanzialmente di una struttura di società di progettazione con una struttura interna di circa 14 addetti che si avvale poi di prestazioni esterne soprattutto per quelle che sono le parti di minor valore aggiunto, mantenendo così anche una certa elasticità funzionale come fanno un po' tutte le società di progettazione. Penso di avervi raccontato un po' tutto quello che, come dire, si può dire a proposito di AESS, quindi direi sono disponibile per le vostre eventuali domande. Grazie Assessore Zamboni. Chi chiede di intervenire? Consigliere Bordoni. Sì, grazie Sindaco. Sì, noi abbiamo fatto appunto nella conferenza dei capigruppo la richiesta che ci venisse fornito il bilancio di questa società di cui il Comune vorrebbe diventare socio, perché ci sembrava una prerogativa minima nel momento stesso in cui, indipendentemente dall'impegno che il Comune assume al momento, che sono appunto i 520 euro entrando come socio ordinario, capire qual era la situazione della società stessa in cui un socio va a entrare, credo che sia la cosa minima. Quindi siamo rimasti all'inizio un po' stupiti, però ringraziamo di aver ricevuto, mi sembra oggi, il bilancio. Abbiamo cercato di dare un'occhiata nel poco tempo disponibile, perché in realtà oggi dovremmo valutare due cose. Una, appunto, quando si aderisce come socio, qual è la situazione della società in cui si decide di cui si decide di far parte, anche se nella veste di socio ordinario, anziché socio, ci sono due qualifiche di socio, oltre a quelle dei soci fondatori. L'altra, le valutazioni che sono fatte anche dal punto di vista economico, che sono state accennate qui dall'assessore, che possono portare a far decidere il Comune che questo tipo di operazione comporta per l'amministrazione del Comune stesso dei vantaggi. In merito a quello che è il bilancio della società, per quello che abbiamo potuto vedere dal 2014 al 2015, però sono qui appunto per ricevere ulteriori informazioni, io vedo ad esempio tra il 2014 e il 2015 un incremento del ricorso al credito bancario, che nel 2014 è inesistente, nel 2015 invece c'è un utilizzo di debiti verso banche per 314.000 euro, indebitamento bancario che era assente nell'anno precedente. Ora, sembra di capire dalla struttura della società che la maggior parte degli introiti, derivando da attività diretta, ma di contributi in conto esercizio per 645.000 euro, abbia contabilizzato nei contributi in conto esercizio quelli che arrivano dai progetti europei, immagino. La prima domanda che viene è quindi, essendoci circa più di 400.000 euro di crediti verso i clienti, che sono superiori rispetto ai 150 circa nei confronti dei finanziatori, vuol dire che c'è quantomeno una difficoltà nel ciclo monetario, che può dipendere sicuramente magari dal ritardo del pagamento dei contributi da parte della comunità europea o da chi deve finanziare questi progetti. Fatto sta che ci sono appunto, è un fenomeno che io ho riscontrato. Ecco, rispetto a questo, sul fatto che la società non distribuisca utili, essendo un'associazione, certo, direi che una delle voci che ho trovato leggendo la nota integrativa è che la società comunque non ha fatto ammortamenti o ammortamenti ridotti nel 2015, quindi questo può anche servire inoltre, cioè chiude diciamo a pareggio 892, proprio in ragione anche degli ammortamenti ridotti fatti. Ecco, io penso che questo, per quello che è la valutazione della società stessa, che ovviamente ha, credo, la sua importanza al momento di decidere un'adesione. Dal punto di vista invece della congruità economica di intervenire, cioè di entrare in questa associazione, suppongo che ci siano due elementi da una parte all'altra. Da una parte si è fatto l'accenno alla gratuità
del tipo di formazione o assistenza che, di cui godrebbe il comune essendo socio della società stessa. Quindi per poter valutare io vorrei capire a quanto ammonta, diciamo, questo risparmio che il comune avrebbe diventando socio, e allo stesso tempo quale sarebbe, sulla base degli stessi dati che ha detto l'assessore relativi ai certificati bianchi, che sono infatti citati a un certo punto nella relazione di delibera, mi sembra, a quanto ammonterebbero le entrate che il comune ritiene di poter conseguire attraverso questa certificazione che dovrebbe ottenere con l'adesione a questa associazione. Il terzo elemento è se questa società, che all'inizio statutariamente operava nell'ambito del comune di Modena, poi ovviamente nello statuto c'è la possibilità dopo di prestare opera anche a altre associazioni o enti nazionali o non nazionali, quali possono essere anche i costi previsti, diciamo, dell'eventuale partecipazione e o formazione a carico del comune, intendo in questi casi eventuali rimborsi o spese o quant'altro, indipendentemente dal costo, diciamo, degli eventuali corsi di formazione, che verrebbero a gravare sul bilancio del comune una volta che questo procedimento sia stato completato. In assenza di questi elementi finanziari è difficile dare un giudizio, non perché siano avulsi dallo scopo meritorio di avere del risparmio energetico, una maggiore funzionalità quella che è il consumo di energia all'interno del comune, ma credo che nel momento in cui si decide nel percorso, e anche perché sono stati fatti accenni appunto a queste congruità, sia opportuno avere tutti i dati per poter fare una valutazione e quindi dare un voto conseguente. Il primo elemento per poterlo avere naturalmente era l'andamento della società stessa, indipendentemente dal fatto che sia senza utile o quant'altro. L'altro sono le cose che ho chiesto adesso. Ci sono altri che chiedono di intervenire? Allora, una prima risposta dalla ingegner Zamboni. Dunque, io non so se ho segnato tutte le domande che il consigliere Bordoni ha fatto nel suo intervento, poi se ne salto qualcuna mi userà la cortesia magari di ricordarmelo e cercherò di capire se riesco a dare una risposta esauriente, perché anch'io ho letto questo bilancio e ho cercato di capire che cosa succede in questa società. Intanto dobbiamo tenere presente che un bilancio è una fotografia fatta alla fine dell'anno di questa società, e quindi i numeri che sono qui riportati, che sono numeri assolutamente veritieri, però fotografano quel momento sostanzialmente. L'indebitamento che la società aveva in quel momento verso le banche è un indebitamento che ha conseguito per partecipare ad un importante progetto europeo, che successivamente ha portato, come sta portando tuttora, degli introiti, e che quindi ha portato anche alla eliminazione di questo debito verso le banche stesse nel corso del 2016, ed era stato conseguito per non andare a chiedere finanziamenti alle società che aderiscono all'associazione stessa. Quindi questo è il dato che sostanzialmente motiva questo valore, che è un valore anomalo, che nel 2004 in effetti non era presente. 14, sì, scusate. Del resto, come vedete, i costi e i ricavi di questa struttura fanno riferimento strettamente all'attività di progettazione. Sono costi per il personale, costi per servizi esterni, ricavi che arrivano dall'attività di progettazione, dall'ottenimento dei certificati bianchi e dai finanziamenti che la Comunità Europea tutti gli anni concede a fronte dell'approvazione di questi progetti. Quello che mi hanno detto è che vi è, tra il momento in cui se ne consegue il diritto e il momento in cui si realizza effettivamente l'incasso, vi è un gap temporale che porta a sottolineare
diciamo, dei crediti specialmente verso gli enti dello Stato che si muovono con una maggiore lentezza rispetto ai pagamenti che si devono fare per personale libero professionisti o d'altro. Noi in Italia ne sappiamo qualcosa e questo è il motivo di questo, di questi incassi che si devono ancora effettuare, che normalmente però avvengono, sono incassi e sono importi che sono attesi dal GSE, sono attesi dalla Comunità Europea, si riferiscono a progetti che sono in corso, che sono già stati approvati e quindi non hanno il dubbio della possibilità di essere incassati. Mi chiedeva ancora quanto si pensa di risparmiare in costi di formazione il consigliere Bordoni. Io quando ho sottolineato le attività gratuite ne ho sottolineate di più. Questa dei costi di formazione era una delle tante, se si vuole neanche la più importante. Ho parlato di assistenza gratuita per la definizione e orientamento delle politiche energetiche, bisogna fare delle indagini per fare queste cose. Questi signori sono quelli che hanno fatto gli audit energetici per tutto il comune, i comuni dell'Unione. Sì. Che è ben altra cosa rispetto alla formazione. La definizione degli interventi che bisogna andare a fare su i determinati impianti, edifici, quello che si va ad esaminare, che è importo ben diverso. Ora, dare un valore, unendo queste parti alle altre che ho ricordato e mettendoci dentro anche la formazione, è un compito estremamente difficile, perché farei delle ipotesi sul niente, come faccio a ipotizzare una cosa del genere. Ma sicuramente si parla di, come dire, a parte il valore del denaro, che secondo me sono svariate migliaia di euro, è anche il fatto di avere questa disponibilità, questa immediatezza, dell'avere questo diritto, dell'avere questa struttura allenata a fare queste cose che viene messa anche a nostra disposizione. Credo che questo sia un plus che sicuramente rimane e che va sottolineato. I certificati bianchi che mi chiedeva ancora il consigliere Bordoni, se ricordo bene, ora vado a memoria perché non ho i dati qui con me, noi dalla pubblica illuminazione dovremmo risparmiare circa 40 TEP, sono 40 tonnellate di petrolio, equivalenti di petrolio. Ogni tonnellata è un certificato, quindi sono circa 40%, sono circa 4.000 euro di certificati bianchi che ci dovrebbero venire concessi per 5 anni consecutivi dal momento in cui noi ne presentiamo la richiesta, e ne abbiamo il diritto perché l'abbiamo questo diritto. Ma avremo sicuramente dei valori, e quindi stiamo parlando di 20.000 euro circa dai certificati bianchi. Vado a memoria. Poi abbiamo invece gli altri interventi che ricordavo, perché trattandosi di interventi già eseguiti ci vengono comunque riconosciuti e ci vengono restituiti i soldi che abbiamo investito nella misura del 50% dal GSE, e qui parliamo di decine e decine di migliaia di euro che noi abbiamo speso negli impianti della scuola materna, negli infissi della scuola materna, in tutta la coibentazione, no, ci vengono restituiti per il 50% dal GSE, per dare una misura del valore di queste cose. Me l'ha chiesto l'assessore Bordoni, quindi parliamo no, di... Non l'abbiamo ancora nominato assessore. Consigliere Bordoni, parliamo di diverse è stato, decine di migliaia di euro. Sì, infatti, è stato assessore, è stato assessore. Sì. Quindi voglio dire... Il succo che è in ballo in queste cose è sicuramente una fetta non trascurabile. Adesso, quantificarli in assoluto, ripeto, è un esercizio che andrebbe fatto con maggiore dettaglio, ma credo di aver dato gli ordini di grandezza che ci possono permettere così, che possono permettere di fare dei ragionamenti e, come dire, decidere
in merito al voto favorevole o meno su questa richiesta. Grazie all'assessore Zamboni. Sì, prego, Panfiglio. Scusi assessore, non ho capito una cosa, ma cioè anche altri comuni dell'Unione stanno facendo questa cosa, hanno pensato di fare questa cosa, oppure la stiamo facendo solo noi? Volevo dire a rinforzo delle cose che diceva prima l'assessore Zamboni, che credo, come avete compreso, che qui stiamo proprio costruendo, stiamo approntando questa materia energetica come una materia assolutamente strategica, sia in termini di riduzione del costo, ma sia anche in termini di tutela dell'ambiente, di futuro. E lo stiamo facendo investendo in relazioni e competenze che abbiamo trovato, quindi non è un salto nel buio. Questa società, questa associazione ha lavorato con un incarico per il Comune della Bassa Romagna, perché l'idea che aveva la giunta dell'Unione della Bassa Romagna era di fornire una panoramica degli audit di molte delle strutture, degli edifici che ogni comune in qualche modo aveva messo in questo plafond di conoscenza, per vedere di valutare attraverso lo strumento di conoscenza come e con quale modalità partecipare al finanziamento del PORFES legato al settore energia. Quindi ci sono comuni, adesso non ricordo più quali, che in virtù di questa indagine che hanno fatto questa associazione, poi dopo hanno aderito alle call di questi finanziamenti europei. Quindi quello che volevo darvi il senso, non è un'associazione qualunque, è un'associazione che ci permette, nella parte diciamo di assistenza progettuale, di raggiungere quegli obiettivi che mi pare in maniera molto chiara l'assessore Zamboni ha presentato. Siamo a pripista, ma questo, come dire, può essere di sprone a qualcun altro a imitarci, insomma. Ci sono altri che chiedono di intervenire? Dichiarazioni di voto? Prego, Fuzzi. Grazie, signor Sindaco. E voteremo a favore a questa delibera principalmente per l'intervento dell'assessore, che è stato molto preciso e dettagliato, cosa assolutamente diversa dalla delibera che è stata scritta, che dal nostro punto di vista è fatta molto male. Qui però non ho capito, mi sembra inutile andare a vedere il bilancio di un'azienda del genere quando è un'azienda di servizi, quindi se ci dà il servizio noi siamo a posto, che vada bene o male, ci interessa relativamente, meglio se va bene. Ma qui parla di prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici, quindi come obiettivo gli enti pubblici sì, ci sono, eccetera. Un utente privato può avvalersi del fatto che il comune è socio di una consulenza di questa società o no? Allora, esatto, cioè, siccome questa qui dà servizi, perché i soci sono tutti comuni, province o enti, qui i padroni sono Modena, provincia e comune e Bologna. Ecco, quindi qui noi stiamo lavorando, contribuendo al benessere principale dell'Emilia e probabilmente anche al nostro. Io sono romagnolo, non mi ritengo emiliano, tuttavia. Gli imprenditori del nostro territorio, gli operatori economici, perché qua è scritto, dato atto che l'associazione è dotata di autonomia patrimoniale, è prestazione di servizi di imprese, operatori economici e sociali ed enti pubblici. Gli operatori economici e sociali del nostro territorio possono, in quanto il Comune di Conselice socio, chiedere una consulenza a questi signori o è riservato all'amministrazione questa cosa? Io questo non l'ho capito. Voteremo tuttavia a favore. Possiamo anche chiedere che faccia una presentazione. Il direttore mi ha sottolinearto. Dicevo ad alta voce che possiamo comunque, se ritenete opportuno, farla conoscere al consiglio, all'associazione. Non è che ci sia come dire, nulla di non trasparente in questo. Volevo dire sul fatto.
Ecco, sul fatto che operatori del nostro territorio possono avvalersi alle condizioni del comune, immagino lei voglia dire. Ovviamente, no, ma ho capito. Oh. Non le so rispondere, è una cosa che non ho chiesto. Capire se questo si può. Ce lo annotiamo. Ce lo annotiamo e chiarirò questa cosa. Sì. È pertinente, pertinente. Le do, non glielo so dire, mi dispiace, cioè, non glielo so dire. Quando le cose non si sanno è anche bene dire che non si sanno, mi pare che sia una roba molto normale. Quindi, al di là di questo approfondimento quindi che faremo, posso mettere i voti, cioè altre dichiarazioni di voto? Bordoni. Sì, dunque noi pensiamo di aver contribuito, diciamo, a rendere un pochino più chiara chiaro il percorso. Personalmente, probabilmente ho detto formazione, ma evidentemente intendevo l'insieme dei servizi erogati. Accetto la correzione da parte dell'assessore in questo caso. Però io penso che quando non sono proprio d'accordo con, cioè l'azienda dà servizi che non ci interessa se va bene o se va male, siccome siamo soci ci interesserebbe anche se fosse la bocciofila, perché diventiamo comunque soci di questa associazione, quindi abbiamo bisogno di conoscere come consiglio, visto che il consiglio viene chiesto, come va, da dove derivano le sue fonti e quant'altro. Quindi gli elementi a disposizione per poter fare una valutazione sono arrivati qualche ora prima su richiesta, e so anch'io che il bilancio è una fotografia, sì, tra virgolette, puntuale, se no chi devo anche la centrale dei rischi, l'indebitamento e quant'altro, ma siccome è il mio mestiere, ovviamente io ragiono su quelli che sono gli elementi a disposizione. Gli elementi a disposizione danno questa sensazione. Il fatto stesso che l'azienda ha dovuto ricorrere a un credito bancario, bisogna vedere, 380.000 anche se in natura temporanea, possono essere stati anche garantiti da fideiussioni dei comuni aderenti, è una cosa possibile, altrimenti la banca erogare 400.000 oppure avere un titolo, diciamo, preferenziale sull'incasso dei contributi del GSE, cioè non è una cosa, sì, indipendentemente dai 520 euro, quindi non è un'osservazione capziosa, ma secondo me è una cosa che va fatta a monte. Lo stesso dicasi, perché prendiamo con atto con piacere che l'associazione possa venire a illustrare, diciamo, il lavoro e questa cosa qui, però arriva dopo sulla spinta della discussione in consiglio, secondo me dovrebbe arrivare preventivamente. Quindi, in ragione anche degli approfondimenti fatti e le cifre non mancanti, io credo che un discorso complessivo al consiglio debba essere fatto per tempo con la base dei bilanci e con alcune di quelle annotazioni, indicazioni che adesso l'assessore ha fatto nel corso del dibattito, debbano essere di natura preventiva. Quindi in ragione del fatto che attendiamo di verificare se questa ulteriore aggiunta del comune in un altro ente, in una fase in cui voi stessi ci insegnate che si va verso una riduzione delle partecipazioni o delle della partecipazione in questo senso a una pletora di enti, noi esprimeremo un voto di astensione in attesa di verificare l'andamento effettivo del progetto che voi avete intenzione di applicare attraverso questa associazione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo all'espressione di voto. Quindi chiedo di esprimervi rispetto all'ordine del giorno numero 4, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile come socio ordinario. Metto in approvazione questo ordine del giorno. Chi approva? Allora, ci sono il gruppo di maggioranza per intero, più consigliere Fuzzi. Chi si astiene? Molinaro, Panfilio e Bordoni. Anche di questa chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? La votazione è come prima. E chi si astiene? I tre consiglieri Panfilio, Molinaro e Bordoni. Grazie.
Adesso passiamo all'appunto numero 5, che è l'argomento più corposo, che è la costituzione dell'Agenzia della Mobilità Romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile, denominata brevemente AMR SRL Consortile, attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società ATR, Società Consortile Responsabilità Limitata, e Agenzia Mobilità Provincia di Rimini, AMSRL Consortile, a favore della società già esistente AMBRA, Agenzia per Mobilità del Bacino di Ravenna SRL. Vedete vicino a noi è presente l'ingegner AMBRA Pagnani. Questa dico solo due cose in premessa, che questa delibera è stata presentata, vista l'importanza di questa delibera stessa, nella riunione del capigruppo allargata a Lugo a tutti i consigli. È il punto finale di un percorso molto complesso, molto lungo, che arriva dopo una lunga disamina che già penso di diversi anni, adesso non ricordo quando è partita, ma penso che le prime convenzioni sottoscritte siano del 2009 addirittura. È un'operazione di aggregazione del territorio di tutta la Romagna per quanto riguarda i servizi legati al servizio del trasporto pubblico locale, e quindi è strategicamente un'operazione importante, perché rappresenta il bacino romagnolo ed è uno dei bacini individuati anche dalla Regione Emilia-Romagna come ambito, come agenzia ottimale, una delle cinque previste per tutta l'Emilia-Romagna. Quindi confidiamo che, oltre ad essere un'operazione strategica, raggiunga quell'incremento di efficienza, economicità e di salvaguardia dei servizi del trasporto pubblico locale. Sicuramente ci permetterà di negoziare meglio la nostra posizione nell'ambito della regione. Chiederei a Pagnani AMBRA di illustrarla. Allora, incomincia prima l'assessore Zamboni, che ha seguito per il comune tutta la vicenda e ha partecipato a tutte le assemblee. Se io provo a dare una sintesi di questo progetto, come dire, corposo e che ha visto al lavoro, diciamo, molta gente per un periodo molto lungo, ed è un progetto sicuramente complesso, che a mio modo di vedere comunque porta ad una soluzione auspicabile, dati i tempi in cui ci troviamo, diciamo, ristrettezze dal punto di vista economico e di difficoltà ad ottenere finanziamenti sia dallo Stato che dalle regioni. Dobbiamo dire che la costituzione di questa Agenzia della Mobilità Romagna nasce da due presupposti. Da un lato, la creazione è un obbligo di legge. La legge regionale numero 13 del 2015 sulla riforma del sistema di governo regionale e locale chiede che vengano fatti queste, come dire, vengono costituite queste agenzie, e individua nell'ambito dell'Emilia-Romagna cinque ambiti, fra i quali l'ambito romagnolo, costituito appunto dalle province o ex province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. E quindi cinque ambiti individuati secondo la regione in quanto, come dire, ottimali per definire un valido progetto di trasporto. Dall'altro lato, e quindi oltre all'obbligo di legge, vi è la considerazione dell'importanza che assume dare un peso alla nostra struttura dei trasporti in vista di alcune cose che io rapidamente riassumo, sia quello di contenere il più possibile i costi offerti, facendo massa critica in vista della gara di assegnazione degli appalti per il trasporto, senza andare a diminuire il servizio che viene prestato, un esercizio anche questo credo non facile, e in vista della costituzione dell'Agenzia dei Trasporti Regionali, che comunque sta all'interno
dei presupposti di legge che vi dicevo prima, permettere di acquisire alla Romagna quella, come dire, quel peso che è dato dall'avere in mano, oltre che una proposta, una realtà operativa consolidata per sedersi al tavolo, diciamo, della città metropolitana di Bologna e degli altri quattro ambiti della Regione Emilia e dire la sua con il peso che bisogna avere in questi ambiti per poter definire meglio e cercare di difendere gli interessi dei nostri territori. Si va alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, dicevo, tra tre società. Una è l'Ambra di Ravenna, l'altra è la TR di Forlì e Cesena e poi c'è la M di Rimini, che sono tre società completamente diverse tra di loro perché facevano cose nettamente diverse. La società Ambra di Ravenna aveva una funzione specifica di, come dire, società di riferimento per la gestione del modello di trasporto, per l'individuazione degli appalti e per tutta una serie di controlli sull'attività che veniva svolta, mentre le altre società in misura diversa svolgevano o addirittura erano proprietari di mezzi o facevano un'attività diretta di trasporto o addirittura avevano all'interno anche altre attività diversa da questa. Per cui si è deciso di incorporare in Ambra, e quindi si è scelto il modello della provincia di Ravenna, di andare a scindere dalle altre due società l'attività pura che esse fanno tipo Ambra, di portarla dentro Ambra stessa, di cambiare il nome e trasformarla in agenzia per la mobilità romagnola. Questo esercizio, lo ricordava Paola, ha richiesto un impegno notevole e un lungo tempo e alla fine si è giunti a definire questa documentazione, questo progetto che è riportato nei documenti che vi sono stati consegnati, e la nuova realtà AMR, che avrà un capitale sociale di 100.000 euro, tale quale quello che Ambra in questo momento, vedrà la partecipazione del 31% della provincia di Ravenna, del 31% della provincia di Rimini e del 38% delle province di Forlì e Cesena. Questi sono venuti dallo studio sui rapporti diciamo di cambio che sono stati commissionati a società esterne e che hanno permesso di definire poi meglio questi valori, che sono poi anche stati trattati in sede di discussione. Tutti i soci delle tre società restano all'interno con il peso che avevano nelle società di appartenenza, peso che ovviamente subirà in termini percentuali una diluizione a seguito della nuova dimensione che assume AMR. Questo. Per esempio, il nostro comune passa da circa il 2% che ha nella società Ambra a circa, non a circa, allo 0,62,9 che sarà il peso che avrà all'interno della società AMR. Il contributo che gli enti locali dovranno versare annualmente ad AMR sarà calcolato con un nuovo metodo. Il metodo prevede che per il 20% si faccia riferimento alle quote di partecipazione del capitale sociale e per l'80% sui chilometri di servizio erogato sui territori di ogni socio rispetto al totale erogato nell'ambito di riferimento. E il comune di Conselice, a parità di servizio offerto, passa come contributo da 3.761 euro annui a 2.851 euro annui, e quindi a parità di servizio erogato. Qui l'incremento notevole di costo se lo vedono le città che hanno al loro interno i servizi di trasporto cittadini, i quali hanno un peso del, come dire, della quota di servizio erogato in chilometri sul loro territorio molto più alto del nostro, e quindi
le città come Ravenna, come Rimini, certo, si troveranno ad avere maggiori costi, mentre i comuni più piccoli si troveranno ad avere o lo stesso costo di erogazione annuale o un costo inferiore, come nel nostro caso. Io ho cercato di riassumervi brevemente, io non so, forse è il caso che ci fermiamo qui ed eventualmente con le domande si possa poi eventualmente approfittarne per dare delle ulteriori delucidazioni, se ritenete siano da fornire. Allora, facciamo quindi il primo step di domande, così può rispondere più nel merito l'ingegnere Pagnani. Ci sono delle domande? Se non ci sono domande, quindi apriamo agli interventi. Chi chiede di intervenire? Nessuno chiede di intervenire? No, perché è a disposizione per le domande, perché l'introduzione l'ha fatta, sei stato poco attento. Perfetto, grazie. No, allora ritorno a fare la domanda. Ci sono delle domande? Ritorno a prima. Ci sono delle domande? I consiglieri vogliono porre delle domande? C'è a disposizione l'ingegnere Pagnani, quindi può rispondervi più nel merito. Poi dopo apriamo gli interventi di seguito, quindi se qualcuno coglie l'occasione. Allora, consigliere Bordone. Capito che non c'è un intervento organico, allora faccio una domanda. All'interno della relazione, in diversi punti, si parla, come sempre in questi casi purtroppo delle volte, del fatto che il contenimento dei costi deve riguardare principalmente, tra le tante cose riguarda sempre il personale, cui viene fissata anche un numero massimo di 21, una cifra, adesso posso anche ricercare il punto, mi sembra di 1.500.000, comunque c'è, ecco. Allora, siccome tutte le volte che sento questo mi viene così, mi si alzano i piedi dalla schiena, diciamo così, io vorrei capire che tipo di contenimento, poi farò le considerazioni di natura politica sull'integrazione, ma quale tipo di contenimento avete in mente con questo progetto nei confronti del personale? Se all'interno del personale attualmente inquadrato nelle tre società ci sono trattamenti retributivi differenziati, ci sono contratti integrativi di un determinato tipo, se intendete ridiscuterli, non voi, ma l'amministratore unico che poi prenderà il controllo di questa società, insomma, vogliamo capire se una volta di più il contenimento dei costi significa, in assenza, magari è stato accennato, di tempi difficili, e quello che è, che i tempi difficili finiscono poi sulle spalle non solo degli utenti, ma anche di quelli che questo servizio lo devono comunque garantire materialmente. Avete altre domande? È solo questa domanda, Bordoni? Ok, no, solo, perché in genere ne ha diverse. Ok. Provo a rispondere. Ingegner Pagnani, grazie. Sì. Io sono una dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ho un po' seguito da vicino questo progetto, io di solito seguo l'urbanistica, questo qui l'ho seguito un po' a latere, lo seguo dal 2012, quindi qualcosa so, non so se sarò precisa per rispondere, però cerco di esserlo. Allora, attualmente in Ambra sono 4 persone e sono sottodimensionati, perché gestire tutta una provincia con 4 persone sono veramente pochi. Le altre due province vengono invece da situazioni, come ha già spiegato l'assessore Zamboni, dove invece seguivano anche altre attività e le persone che vengono trasferite all'interno della provincia sono espressamente anche già indicate negli allegati di EDE, se non ricordo male. Quindi le persone che da Forlì-Cesena e da Rimini vengono portate alla nuova agenzia sono quelle indicate proprio con nome e cognome negli allegati preposti. Per gestire tutto questo ambito, quindi, alla fine sono in 21 persone, che non mi sembra che sia un numero esagerato, perché tutte le varie linee di servizio, tutte le varie problematiche che ci sono,
è un numero non esagerato. Il contenimento dei costi viene sicuramente dopo dalla gara, che essendo una gara svolta con un ambito comunitario e su un ambito così grande, sicuramente riuscirà ad avere anche dei ribassi diversi da quelli che si avevano attualmente come singole province. Le persone che ci sono attualmente adesso hanno sicuramente dei contratti in essere, per cui il costo che è stato stimato secondo me viene da quella sommatoria di quello che è l'esistente. Poi io adesso non so esattamente le varie posizioni, però succederà sicuramente che qualcuno nel frattempo va in pensione, perché non ci sono sempre persone che di prima esperienza, ma ormai sono persone che lavorano già da tempo. E tutta anche l'evoluzione di come verranno sostituite, questa è una cosa che ancora non si sa, soprattutto perché, come diceva prima l'assessore, lo step successivo che ha prospettato attualmente la Regione è di passare, non sappiamo se 2-3 anni o di più, a un'agenzia addirittura a livello regionale, e quindi dopo per gestire tutto quanto a livello regionale. È importante pensare che comunque ci sono dei presidi territoriali, quindi se come adesso vengono unite ma rimangono comunque le persone di riferimento, e anche, non so, il fatto che adesso appunto vengono unificate e Ambra Ravennera in sottodimensionata come personale, si diceva appunto di riduzione dei costi, magari una persona che a Forlì segue comunque, non so, una cosa specializzata come può essere la gestione di controllo dei veicoli, la segue perché tanto è una cosa telematica, quindi si riesce a seguire da più punti. Dicevo prima, andando a quella regionale, molto probabilmente il modello si ripeterà, quindi ci saranno sempre delle persone dedicate a un territorio piuttosto che a una certa specializzazione, in modo che sia più facile fare la funzione che è quella dell'agenzia, che è un ente, una struttura tecnico-amministrativa che segue il rapporto appunto tra gli enti locali e il gestore che vince le gare che fa il servizio. Non so se sono stata chiara e esauriente. Interventi? Chi chiede di intervenire? Bordoni? Allora, io di perplessità ne ho tante in merito. La prima perplessità è questa, non vedo, cioè alla fine mi sembra che la montagna che partorisca il topolino, nel senso che in buona sostanza se è dal 2009 che si discute per poter fare questo, cioè ha un senso, poteva avere un senso, si sentiva parlare anche recentemente del fatto che si sarebbe andati all'agenzia unica con eventualmente dei presidi sui territori. Io non sono assolutamente convinto sia quello che è stato detto durante la riunione all'Unione, diciamo, del versante politico dell'operazione. Dal versante tecnico non ho niente da dire ovviamente nei confronti dell'esposizione fatta, anche perché l'esposizione tecnica risente di fondamentalmente di due fattori che non sono in suo, quasi mai, specie in questo ambito, in suo potere. Uno è le decisioni politiche relative, la seconda è le decisioni di natura finanziaria che diventano poi vincolo, che di solito il tecnico cerca di applicare in un certo modo. Io non ho non sono convinto che un sistema giusto per la gestione o per del trasporto in ambito locale possa continuare a basarsi su una serie di equilibri che sono in un certo senso indirettamente indicati anche nelle cose dette politicamente, ripeto, sia nell'esposizione all'Unione che qui, attraverso una certa miscela di rappresentanza di 3 di un territorio, 2 di un territorio, con addirittura a rotazione l'incarico, mi sembra di leggere nei vari documenti, e anche sentire determinate affermazioni come dobbiamo pesare all'interno della nostra cosa apre secondo me un versante in cui sembra che non siamo all'interno tutti della stessa regione, che tra l'altro molto, molto spesso esprime anche un determinato tipo di maggioranza e di rappresentanza che non è la nostra, ma come se i vari territori dovessero tra di loro fare masse e competere, uno una volta nei confronti della città metropolitana, una volta in confronti dell'altro. È un atteggiamento
una giustificazione per questo tipo di aggregazione che non mi convince. L'altro è che se la struttura del trasporto locale deve essere in qualche modo integrata, lo scorporare un pezzo di questa società per metterlo con altri, lasciare comunque in vita alle altre due dove ci sono attività che Ravenna aveva trattato magari diversamente, cerco di capire dalla relazione dell'assessore, che quindi continueranno a gestirle, mi sembra un ulteriore espediente per spostare in avanti il problema in attesa che qualcun altro che si risolva più avanti, non so come. Questo, se a questo aggiungiamo la situazione dei finanziamenti del trasporto del TPL, che non sono certamente vantaggiosi, non è vantaggiosa per la questione del trasporto locale, intendo, né tantomeno ritengo che poi le ricadute del personale possano essere così neutre come in questo caso, io francamente sono perplesso sull'entità dell'operazione. Sarebbe stato più opportuno andare verso una ricognizione completa, diciamo, di quello che è il patrimonio delle varie società costituite con le loro varianti storiche, che sarebbe anche opportuno indagare nei vari territori. Ma anziché fare questi step di cui non riusciamo attualmente ancora a vedere quali siano i risparmi, che poi quando saranno quantificati, che intendo chiarire una cosa, non ho cioè i miei risparmi vanno proprio nella direzione opposta, nel senso di, non dico 21 siano, cioè potrebbero essere, per quel che ne so io, anche di più, cioè non è non faccio il discorso della comprensione dei costi dicendo riduciamo ancora il numero del personale, lo faccio proprio nel senso opposto, cioè dico che dopo anni di contrazione e compressione di quella che è la situazione del comparto pubblico, io credo che in certi casi si sia arrivati al di sotto della sopravvivenza necessaria, sia nelle strutture tecniche che in quelle invece che devono gestire i servizi. Credo che continuare a spostare delle volte le tesserine in questo modo allontani invece il problema politico e continui a spostarlo in avanti. Del resto l'ambito, se non ci sono state modifiche, una volta l'ambito territoriale ottimale, che comunque è citato anche qui in diversi documenti, era l'ambito provinciale. Ora questo problema vuol dire che quello era l'ambito, cioè non necessariamente deve diventare per forza di una dimensione più ampia. Era stato individuato in quel modo e potrebbe essere declinato in maniera per cui la gestione a livello provinciale, l'eccesso di accentramento a volte può portare a perdere in realtà il contatto con il territorio. Ci sembra quindi un'operazione che ha al momento attuale non tante luci e qualche ombra, ma ombra non nel senso che tecnicamente le procedure, il conteggio fatto dall'esperto letto qui più o meno attentamente non sia corretto, è l'operazione politica in sé che non ci sembra convincente. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Fuzzi? No. Molinaro. In qualità di consigliere e di cittadino soprattutto, nonostante mi vengano date delle dispense che io posso leggere, posso approfondire, però stasera ho sentito tipo 5 volte solo su questo argomento non sappiamo. Però io devo essere convinto come cittadino su tutti gli aspetti. Io su svariate cose, quando mi si dice non sappiamo, non posso saperlo io, non posso approfondire oltre quello che posso leggere dalle vostre dispense. Per cui, non so, il motivo per cui mi si chieda di votare un qualcosa che in qualche modo stiamo dicendo sia da approfondire. Questo è il mio intervento, cioè non è nulla di più di questo, cioè come possiamo a cuor leggero votare qualcosa o approfondire qualcosa dopo della votazione? Allora, ci sono altri interventi? Dunque, il materiale è stato fornito, la presentazione di questo progetto, che è un progetto molto importante, corrisponde alla creazione delle agenzie. Le agenzie hanno chiaramente un
ruolo tecnico che deve essere governato dalla volontà politica, che è quella di mettere a servizio della volontà politica i migliori servizi, la migliore organizzazione dei servizi pubblico del trasporto pubblico sul territorio della Romagna. Io credo che espresso questo, che quindi l'agenzia dovrebbe avere questo ruolo, quindi del tecnico, ma deve prevalere la volontà politica. La volontà politica è quella di dare gambe ad un'aggregazione. Sappiamo che aggregare non è facile, lo sappiamo che non è facile aggregare. Credo che sia stato un percorso che hanno fatto i territori della provincia di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, importante, che aggiunge quella costruzione dell'ambito ottimale, che in qualche modo diventa un ambito minimo per poter essere un territorio competitivo in una dimensione regionale altrettanto competitiva. Credo che ci sia attenzione ai servizi e alla modernità, perché sempre più è vero, il trasporto pubblico locale deve essere integrato, e quindi anche il tratto della modernità è raggiungibile quando i servizi sono in qualche modo orientati in tal senso. Quando si parlava di risparmi, mi ho colto, come dire, una sottolineatura di Bordoni che non mi sembra appropriata, nel senso che qui si è preso atto che il modello più adatto, diciamo, per rappresentare l'agenzia in ambito romagnolo fosse quello più vicino al modello ravennate, che era un modello snello, di una struttura poco appesantita, che ha favorito, diciamo, la costruzione di servizi, quindi la definizione meglio dei servizi erogati, e non provvedendo ad investimenti, diciamo, propri. Su questo orientamento, come dire, la politica si è cimentata, e questo è il risultato di quella integrazione e aggregazione. Quindi direi che è comprensibile le opinioni diverse dal punto di vista politico, ma mi sembra altrettanto chiaro, come dire, che non è che stiamo parlando di un corpo senza una testa, è un corpo che ha questa struttura, perché la testa l'ha voluta in questo modo. Quindi ripeto, dove l'agenzia proprio è una parte tecnica, agenzia e autorità sono un po', diciamo, i modelli in cui la politica si avvale per attuare meglio quelli che sono i suoi orientamenti. Detto questo, le dichiarazioni di voto mi pare che siano state fatte da due consiglieri. C'è qualche altro gruppo che vuole fare dichiarazione di voto? Fuzzi. Io, signor Sindaco, dissento su tutto, nel modo più assoluto e categorico, perché Consedice ha esperienze di fusione su tantissime cose e sono tutte state pessime, a partire dall'ospedale, dall'Unione. Io vorrei un cittadino che mi dicesse come si sta bene nell'Unione, quanti servizi ci hanno dato e a Lugo ci troviamo benissimo. Quindi questo qui è l'ennesimo sentir dire che un'azienda pubblica è sottodimensionata come personale. A me fa accapponare la pelle. Adesso bisognerebbe andare a vedere i consigli di amministrazione, se ci rimarrà un solo, gli altri a casa, a lavorare. Cioè, questo non va bene. Poi io vedo gli studenti che sotto l'acqua, davanti alla caserma dei carabinieri, che aspettano un treno o la stazione o non si sa che cosa debba passare, in quale ora del giorno o della notte, la mattina presto, due corriere che si incrociano qui. Cioè, a me sembra che... Cioè, Consedice non sarà un comune ben servito dei mezzi pubblici, o sì? Io vorrei che voi mi diciate sì, Consedice è servito bene. I nostri anziani possono andare agli ospedali con i mezzi pubblici, possono andare a Imola, a Bologna, e ci sono delle corse negli orari più, e io sono veramente felice. Se voi mi date questa risposta, io ammetterò il mio errore e vi dirò: bravi, sbaglio io, avete ragione voi, voterò contro, grazie. Dichiarazione di voto? Bordoni? Sì, grazie Sindaco. Ma, è chiaro che c'è difformità anche nella valutazione sul modello, sul fatto se il modello snello o leggero, sul fatto di avere invece mezzi propri in altre aree fosse più o meno produttivo. Bisognerà anche valutare qual è la situazione
Bisognerebbe poter valutare, bisognerebbe che un consiglio comunale cui viene chiesto il voto potesse valutare anche qui, io so, è una fissa, anche la situazione dei bilanci patrimoniali e finanziari delle due società che scorporano il ramo e lo conferiscono in Ambra. Noi i dati li abbiamo letti, ma insomma, non siamo completamente soddisfatti, ne vogliamo ancora, se cosa ci volete fare, ne vogliamo ancora. Quindi, al di là di questo, vorrei anche che ci fosse l'occasione poi per una riflessione se in effetti il servizio offerto in alcuni casi, che non è sempre solo pubblico ma è anche privato in convenzione, è un modello che è forse necessario ridiscutere un po', se non lo fa la nuova agenzia o il nuovo amministratore con poteri unici bisognerà che ve ne parliamo prima o poi, anche visto che una delle cose che apprezzo del sindaco è la possibilità di poter eventualmente portare certi temi se nel consiglio del capogruppo, sarebbe opportuno anche valutare, perché alcuni segnali di criticità ci sono in effetti a volte sul trasporto, non soltanto nei momenti critici dell'utenza, mi riferisco naturalmente alle scuole e quant'altro, e sarebbe opportuno che il livello politico facesse le adeguate verifiche e facesse le sue istanze nei confronti, diciamo, di chi ha la responsabilità della funzionalità e della sicurezza del servizio. Quindi questo è uno stimolo. Sull'operazione in sé credo di avere già chiarito che alla fine ci troviamo con un'aggregazione di un ramo d'azienda, se mi è concesso, dall'interno di una struttura. Ha vinto il modello Ravennate, la sede però va a Cesena, i lavoratori te lavoreranno, non lo so, questo lo vedremo agli atti. Non è, secondo me, data la situazione complessiva del trasporto pubblico locale, quello che in questa fase, non dico auspicabile, ma è necessario, è troppo, a nostro giudizio, è troppo poco e comunque parte con delle premesse di massa critica, noi piuttosto che loro, così contiamo di più, sembra quasi prefigurare come si rischia di succedere in sanità in altri punti, una lotta per accaparrarsi delle risorse sempre più scarse. Non condividiamo questo modello e quindi noi non voteremo. Altre dichiarazioni, altri interventi? Vuoi dire qualcosa? Sì. Assessore Zamboni. Era veramente proprio riprendere pochissime cose. Sul modello che è stato scelto, e questa è stata anche una scelta, secondo me, una scelta politica. È una scelta politica che si basava anche su delle situazioni economiche, cioè l'aver scelto il modello Ravennate e l'avere quindi, chiesto alle altre province di uniformarsi a questa struttura snella del modello Ravennate è stata ha dato adito, secondo me, a discussioni lunghe e sicuramente incerte per un lungo periodo, ma la motivazione era che i modelli delle altre province più complessi non fornivano dei servizi migliori e costavano di più, molto di più. Per cui l'insistere sul fatto che si dovesse alla fine rientrare nel modello della nostra Ambra è stata, secondo me, una vittoria politica consistente, che ci permette, questa è la sfida che questa società per il futuro immediato, che ci permette di cercare di mantenere un servizio nei nostri territori in presenza di fondi nazionali e regionali che potrebbero andare in una fase calante. Io condivido, e la condividiamo anche noi, l'idea di chi dice: il servizio sui nostri territori non è un servizio soddisfacente e noi stiamo insistendo e lavorando perché questo servizio venga migliorato. Teniamo presente che parliamo del trasporto su gomma, c'è anche un trasporto su rotaia, non molto significativo, ma c'è, che viene a integrare questa cosa. Su rotaia va inteso non solo il treno, ma anche tutta la parte del trasporto su gomma che organizzano le ferrovie. Cioè non è una cosa piccola, insomma. Ecco.
Però se dobbiamo dire che siamo completamente, che siamo soddisfatti, della situazione dei trasporti nel nostro territorio, anch'io rispondo no, non siamo soddisfatti. Dobbiamo cercare di portarci a casa con qualcosa di più, ma qualcosa di più ce lo portiamo a casa se mettiamo in piedi delle strutture che riescono a razionalizzare dei costi e che riescono a fornirci maggiori servizi in questo modo. Perché se no non ce la facciamo assolutamente. Perché buttare su in continuazione nell'aumento dei servizi che comportano costantemente aumento dei costi, arriviamo al collasso e non riusciamo più ad andare avanti. Questa è la sfida che ha di fronte questa società e queste sono le scelte politiche che sono state compiute perché si vada in questa direzione. E poi io non condivido il tema del dire si va in un ambito regionale, stiamo fermi, abbiamo già le nostre cose provinciali, l'ambito. Cioè, signori, qui andiamo al tavolo, perché poi uno dice siamo tutti amici, mica è vero che siamo tutti amici. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, se può, e chi è più bravo la tira più degli altri. Questo lo sappiamo tutti, lo sappiamo molto, molto bene. E la sappiamo molto bene, e non siamo tutti amici e tutti e tutti. No. Ma guarda, è in casa, è così a casa di tutti. Quindi non, lo conosce bene, un politico di lunga data. Infatti. Amministratore di lunga data. Allora, sedersi al tavolo di un'eventuale costituzione di una società a livello regionale come Ambra di Ravenna peserà allo stesso modo nel tavolo della trattativa che sedersi invece come AMR in rappresentanza della Romagna? Secondo me c'è una differenza abissale. Ma questo non è detto, perché dobbiamo dire che soccomberà. Figuriamoci se soccombe AMR come sarebbe andato giù Ambra e tutti gli altri messi insieme. Allora, se non diamo forza e dimensione a queste strutture, perché possono dire la loro, ma anche in un ambito, come dire, di rapporto dialettico che comunque va alla fine ad incentrarsi in un rapporto di forza, perché alla fine c'è sempre una forza che sta dietro queste azioni, io credo che sia determinante. E la scelta quindi di andare a costituire questa società perché possa già dal 2017 impostare un programma di gare per strutturare una proposta nostra convincente e sederci a dire noi la pensiamo così e vorremmo che così funzionasse il modello più vasto della regione Emilia-Romagna, io credo che sia una scelta giusta. Poi è una sfida, me ne rendo conto, non abbiamo mica i risultati in tasca, ma sicuramente se abbiamo una possibilità l'abbiamo operando in questo modo, secondo me, più che stando fermi sulle posizioni in cui siamo attualmente. Questo io volevo rappresentare. Ritorno sui servizi, perché se noi domani con questa struttura vogliamo, e non è detto che non sia così, migliorare al di fuori di quelli che sono le loro previsioni dei servizi di trasporti per il nostro territorio, sarà possibile fare anche questo. Ci dicono, signori, valutiamo le possibilità che ci sono e può darsi che vi venga chiesto un contributo aggiuntivo. Beh, questo però è una cosa che un territorio valuta, se questa richiesta è una richiesta che può avere un significato, e cerca di capire se merita di essere messa in atto o non merita di essere messa in atto. Però io, ecco, sono fermamente convinto che la scelta di costituire AMR sia una scelta che va nella giusta direzione. Allora, ringrazio l'assessore Bordone, l'assessore. Oh, Dinca, non so mica, c'è un replay. Assessore Zamboni che ha rispiegato, compreso anche quella sottolineatura, che non è che non vediamo le cose per quelle che sono, insomma, i servizi, siamo critici anche sui servizi erogati, quindi confidiamo molto nel miglioramento e anche nell'apporto dei consiglieri in tal senso, quindi accolgo, come dire,
l'istanza e forse dovremmo far lavorare meglio alla capigruppo anche su temi di proposta, e essendoci anche più presenti e più attivi. Detto questo, se c'è qualcun altro che ha dichiarazione di voto, se no passerei alle votazioni. Allora, metto all'approvazione il punto numero 5 dell'ordine del giorno di questa sera, costituzione dell'Agenzia Mobilità Romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile AMR SRL consortile attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società ATR, società consortile a responsabilità limitata, e Agenzia Mobilità Provincia di Rimini AMSRL consortile a favore della società già esistente AMBRA, Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna SRL. Chi approva questo ordine del giorno, alzi la mano. Consiglieri di maggioranza, chi vota contro? Tutti i consiglieri di opposizione e minoranza. Panfiglio, Molinaro, Fuzzi e Bordoni. Di questa delibera, anche per questa delibera, chiedo l'immediata eseguibilità, chiedo l'espressione da parte dei consiglieri. Favorevole il gruppo di maggioranza, contrari i quattro consiglieri di minoranza e di opposizione. Grazie, grazie all'ingegnere Pagnani. Ok, devo dirla? No. Dicevo, sì, grazie. Allora, passiamo adesso al punto numero 6, ordine del giorno presentato dal gruppo Cambiamo Davvero Paola Pula Sindaco per una gestione condivisa d'accoglienza dei migranti. È attribuito alla presentazione al consigliere Rita Brignani. Grazie. Abbiamo inteso presentare questo ordine del giorno, come si legge dal titolo del documento stesso, per mettere in luce e chiedere una migliore e maggiore gestione dell'accoglienza dei migranti sul nostro territorio, ponendo in primo luogo la problematica di una distribuzione più equa di questi profughi che arrivano sul nostro territorio e che vengono smistati dalle prefetture in questo momento a macchia di leopardo sul territorio italiano. Lo scopo non è dire non vogliamo più migranti qui da noi, questo purtroppo, come ci è stato spiegato nelle varie capigruppo in unione che vengono tenute sul tema circa ogni mese e mezzo, due mesi, è purtroppo un obbligo derivante da un ordine del prefetto. Quello che si vuole fare e si vuole sottolineare è che, a fronte di un cambio di passo che è già avvenuto nell'interno dell'Unione su questo tema, attualmente l'Unione gestisce in accordo con la prefettura l'arrivo di queste persone tramite l'ASP e i bandi che sono stati già presentati e che verranno presentati nei prossimi mesi. Ecco, noi vorremmo significare che questa tipologia di metodo, questa tipologia di lavoro non rimanga solo un'esperienza locale o comunque singolare, ma diventi quello che potrebbe essere un metodo di lavoro strutturale su tutto il territorio italiano, come peraltro è stato presentato da un documento dell'ANCI al Ministero degli Interni, che lo ha recepito, ma che lo deve mettere ancora formalmente in pratica, insomma. Pertanto, se questo è il senso dell'ordine del giorno, io proseguirei con la lettura. Allora, premesso che da anni si riscontrano flussi migratori da diverse aree del mondo interessate da guerra, povertà, carestie e repressioni. Premesso che l'instabilità politica e le guerre civili nel Nord Africa e nel Medio Oriente hanno incrementato in maniera esponenziale il fenomeno migratorio verso i paesi occidentali, in particolar modo verso l'Italia e i paesi del Mediterraneo. Premesso che con l'entrata in vigore dell'accordo Unione Europea-Turchia si è rilevato un drastico crollo dei flussi di arrivo dalla cosiddetta rotta balcanica, con il conseguente aumento dei flussi dal Mediterraneo, e nell'ultima settimana di agosto si sono registrati 13.000 sbarchi, portando così il numero di richiedenti asilo ospitati in Italia a oltre 145.000, nel 2015 erano 103.000.
Premesso che il diritto di asilo, sancito da leggi nazionali ed europee, ed il dovere morale all'accoglienza verso bambini, donne e uomini che lasciano forzatamente le loro terre, richiedono necessariamente una risposta strutturata che chiami in causa non solo e non da soli i paesi che sono mete di approdo e di sbarco, ma l'intera Unione Europea. Premesso che questi fenomeni migratori sono destinati a durare nel tempo e a cambiare profondamente la conformazione delle società europee, non sarà quindi indifferente come l'Europa riuscirà a governarli. Preso atto che su 8.000 comuni italiani solo un quarto sta accogliendo i richiedenti asilo, preso atto che nella provincia di Ravenna dal luglio 2014 al giugno 2016 ha più che quintuplicato i richiedenti ospitati, da 135 a 788 con un rapporto migranti residenti di 1 a 497, presenza CAS dati RER della Prefettura di Bologna, ponendosi ai primi posti in regione in questo sforzo di solidarietà. Preso atto che i tempi delle commissioni territoriali che valgono la concessione dei permessi di soggiorno sono sensibilmente aumentati con il conseguente allungamento dei tempi di permanenza dei richiedenti nelle strutture di prima accoglienza e inoltre la percentuale dei rigetti è attestata al 58% facendo aumentare esponenzialmente il fenomeno di ricorsi ad oltranza. Considerato che la modalità di gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo definita dai comuni della provincia di Ravenna basata su accordi con la Prefettura di Ravenna e le ASP, azienda dei servizi alla persona, nonché di collaborazione con la cooperazione sociale per la gestione attenta nelle strutture di accoglienza e la realizzazione di attività di volontariato al fine di favorire la realizzazione di percorsi di integrazione, ha consentito di garantire un'efficiente gestione vicina alle autorità locali e quindi in armonia con il territorio e la cittadinanza, scongiurando potenziali disagi ed è stata condivisa con segno di responsabilità da gran parte delle forze politiche che siedono nei consigli comunali. Considerato che l'accoglienza non può essere gestita singolarmente da alcune generose realtà locali, ma deve essere frutto di un piano finalizzato a garantire una ripartizione equilibrata dei posti per richiedenti asilo e rifugiati a livello europeo, regionale, provinciale e comunale, che eviti la concentrazione in grandi numeri. Considerato che la concentrazione in grandi numeri rischia infatti di non poter garantire l'adeguata accoglienza e la buona integrazione, nonché di generare timore e preoccupazioni nelle comunità coinvolte, tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Conselice chiede al Governo di intensificare la propria azione in sede europea per il coinvolgimento di tutti i Paesi dell'Unione nell'impegno ad un'accoglienza umanitaria e dignitosa di richiedenti asilo che non può gravare solo sull'Italia e sui paesi mediterranei più esposti, secondo un corretto criterio di solidarietà tra Stati, anche favorendo i ricongiungimenti familiari. Chiede al Governo di promuovere ogni azione politica e diplomatica d'intesa con le organizzazioni internazionali, utile a realizzare accordi con i paesi di transito per allestire punti di accoglienza e soccorso umanitario, che prevengano l'azione di scafisti e organizzazioni criminali che sfruttano i flussi incontrollati via mare. Chiede al Governo di poter organizzare, di potenziare le diverse strutture territoriali, prefetture, commissioni, eccetera, affinché le procedure di valutazione dei singoli casi avvengano nel minor tempo possibile e di definire procedure normative chiare e praticabili che affrontino il fenomeno del ricorso ad oltranza in modo da decidere cosa fare con chi, dopo diversi ricorsi, risultano non idoneo a rimanere. Chiede di procedere con celerità nella realizzazione di quanto concordato tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, che prevede l'articolazione di un piano nazionale che garantisca una proporzionalità nella ripartizione dei posti a livello regionale, provinciale e comunale e fissi per tutti i comuni a 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti, chiamando così tutte le realtà amministrative locali al proprio dovere. Chiede di riaffermare e rafforzare la centralità dei sindaci che devono essere coinvolti nella gestione degli arrivi e della permanenza sui loro territori. Chiede di rinforzare i processi che consentono un'integrazione attiva di richiedenti asilo attraverso la partecipazione ad attività socialmente utili. Chiede di migliorare gli strumenti normativi a disposizione degli enti locali per l'assegnazione dei posti di accoglienza che consentono una maggiore flessibilità per rispondere ad esigenze in continua e costante evoluzione. Chiede al prefetto e ai rappresentanti istituzionali del nostro territorio di farsi carico nelle diverse sedi istituzionali nelle quali sono chiamati ad intervenire le suddette premesse e richieste affinché un modello di accoglienza responsabile e trasparente che coinvolge istituzioni, enti pubblici, terzo settore e volontariato
non venga messo in crisi e si proceda nell'adottare con rapidità quei provvedimenti normativi ed organizzativi adeguati che supportino i comuni impegnati nella partecipazione al piano di accoglienza. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Panfiglio. Sì, grazie Sindaco. Oh, allora, adesso leggiamo qualche dato e li chiamiamo innanzitutto non profughi, ma con il loro nome, immigrati economici. Allora, questi dati sono della Commissione parlamentare d'inchiesta, no, la capogruppo Brignani, la vedo ridere, ma insomma adesso ridiamo poco, perché questi dati vengono dal vostro governo, punto. Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione. Ok, Camera dei Deputati, il dossier a cura degli ispettori della Guardia di Finanza detta all'archivio della Commissione. Diamo un po' di dati, ma diamo dati quelli del governo. Allora, dunque sono i dati al 22 agosto 2016, 47 giorni fa. 104.141 è il dato che viene dato. È interessante molto notare come, allora, la nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, abbiamo ovviamente una grande percentuale di nigeriani, di Eritrea, il Gambia, io qui la Siria non la vedo nominare. Io vedo nominare i siriani, dopo poi vi dico anche un'altra cosa, ah è perfetto, bellissimo. Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia di Frontiera. Non me lo vento io queste cose. Allora, nigeriani 18.587, Eritrea, Gambia. Voi lo sapete che sono arrivati 1.615 profughi dal Marocco? Interessante notare che ci sia la guerra in Marocco, non lo sapevo. I siriani ne abbiamo 328, sono al 25° posto. Sulla ripartizione di meno dati ce ne sono tantissimi, comunque diciamo ho preso quelli che secondo me erano più significativi. Ripartizione dei minori per cittadinanza, Egitto 2.562, Egitto, Gambia, Albania. Sapete dove sono i siriani? Qua, 54. Allora, diciamo il dato, poi ho quelli respinti alla frontiera, ho tutti i dati. Regione, eccetera, eccetera. Allora, su 52.448, Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, esiti di richiesta di asilo persone, su 52.448 la percentuale è qui, status di rifugiato, stato di 2.853. Status protezione sussidiaria, che credo sia una protezione che dura 5 anni, adesso 7.773, una protezione umanitaria 10.726, non riconosciuti 33.949. Questo è il grafico della percentuale, non riconosciuti 59%. Allora, poi voi li chiamate come volete, dite quello che volete, però la realtà è questa qui. Poi ovviamente questo è un discorso di politica nazionale, però i dati sono questi, sono i dati del governo. Non è che cambiano dei dati. Poi che le prefetture e lo Stato obblighino, però guardiamo in faccia la realtà, questo è importante. Quindi lo Stato di profughi che voi avete nominato in questo ordine del giorno, come le ho fatto vedere, quando si è, ripeto, fatto da chi lo deve fare, quindi il governo Renzi non dice che sono tutti profughi, anzi la maggior parte. Noi manteniamo i profughi e i non profughi. Okay? Quindi io su questo ordine del giorno ovviamente non sono concorde, perché come vi ho detto mi sembra insomma che in Albania la guerra non ci sia. Tra l'altro c'è stata una recente polemica presso il comune di Faenza su questa cosa, insomma, che è stata anche sui giornali, sui minori albanesi non accompagnati. Quindi io questo ordine del giorno, appunto, per quello che mi riguarda ovviamente non è corretto, poi voi dite, fate quello che volete, però i dati e la realtà è questa.
Non voglio sentire parlare di razzismo, populismo, eccetera, perché se qui c'è qualcuno che ha aiutato persone in difficoltà, anche stranieri, compresi Rom, è stata sottoscritta. Quindi questi dati, perché io lavoro sul territorio, questi dati vengono dal governo. Allora, ritengo che non sia un ordine del giorno da condividere e che sia appunto soprattutto corretto. Lo dicono i dati del vostro governo. Interventi? Mirko Lacchini. Grazie. Io anch'io ho alcuni dati. Prima di tutto credo che ci sia un po' di differenziazione tra un immigrato economico e un rifugiato, perché ci sono situazioni diverse nel mondo e in Africa di diverse guerre. Il tema dell'immigrazione non è esclusivamente politico, ma il tema è anche umano. Un caso umano perché secondo i report dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite, dei rifugiati, anch'io ho le slide dello Stato, nel mese di ottobre, chiedo scusa, gli sbarchi via mare sono stati oltre 316.000 persone e purtroppo si registrano oltre 3.600 morti o dispersi. Dei 316.000 persone, questi quasi 145 sono sbarcati in Italia, oltre 168.000 in Grecia e 3.800 in Spagna. Secondo sempre l'Alto Commissariato, la popolazione sbarcata è suddivisa nel 28% di bambini, 18% di donne e 54% di uomini. Poi, guardando altri dati che ho guardato un attimo in internet anch'io, sempre da fonte dell'Alto Commissariato, da gennaio ad agosto del 2016 sono sbarcati circa 115.000 immigrati, 115.068 per la precisione. Le cinque maggiori, confermo, le cinque nazioni di maggior provenienza sono la Nigeria con 22.329 profughi, che è del 19%, poi a seguire l'Eritrea con 15.043 persone che coprono il 13%, poi dopo ci sono Gambia, Costa d'Avorio e il Sudan che sono circa tutte 7.700, circa 8.000 persone. Un altro caso che a mio avviso personalmente lo ritrovo sconcertante è che nei primi 8 mesi del 2016 i bambini non accompagnati erano 16.800 persone, stiamo parlando di bambini, 16.863, mentre quelli accompagnati erano circa 1.683, che sommati quindi raggiungono il 16% dei 115.000. Ho le slide, guardi, se dice di no, ho le slide, qui anch'io. Leggendo queste statistiche, io condivido le parole che l'onorevole Campana ha detto all'inizio di settembre. Diceva così, fece un comunicato stampa che disse: fino ad oggi solo il 4% di comuni italiani ha accolto i migranti sul proprio territorio, nonostante i diktat di alcuni governatori ed esponenti di partito, che invece hanno tentato di ostacolare i sindaci con minacce di minor trasferimenti. Ma è l'assemblea dei comuni a chiedere che l'accoglienza sia sempre più diffusa e non rimanga sulle spalle di pochi volonterosi. Le condizioni poste dall'ANCI hanno come priorità la tutela del territorio e dei propri cittadini. Per questo uno dei punti cardine del piano che verrà perfezionato, e in questi giorni ci sono già i miglioramenti, nei prossimi giorni prevedere l'introduzione di un criterio di proporzionalità che tenga conto delle dimensioni demografiche dei comuni ospitanti e la possibilità di impiegare i migranti in piccoli servizi che spesso i comuni hanno difficoltà a coprire. Ed è quello che stiamo chiedendo anche noi. Chi è chiamato al governo dei nostri territori è responsabile di ciò che avviene, e l'immigrazione è un fenomeno che va gestito in maniera orizzontale, evitando di cedere alle sirene di chi vorrebbe costruire dei inutili muri. Aggiungo personalmente che in un paese civile, di fronte a una situazione drammatica, secondo me bisogna darsi da fare tutti. Sempre l'onorevole Campana, il 30 settembre, scrive che oggi nel Mediterraneo sono impegnati 25 paesi dell'Unione Europea nell'operazione Sofia. Segno evidente che la questione migratoria è percepita come una sfida europea. Questo anche grazie alla determinazione con la quale l'Italia e il commissario Mogherini hanno voluto che il tema fosse oggetto dei grandi tavoli europei. In un anno e mezzo dall'avvio dell'operazione sono state salvate in mare 240.000 persone, di cui 70.000 tratte in salvo dalla Marina Militare. Sono stati arrestati 1.069 scafisti e 600 imbarcazioni utilizzate per il traffico di esseri umani sono state demolite. Sono numeri importanti che parlano solo di missioni umanitarie, ma anche di una lotta senza sconti alle criminalità e alle reti di traffico che purtroppo lucrano su migranti e i loro drammi.
Io aggiungo anche che ho guardato che il nostro governo aveva fatto una proposta inizio anno che la Commissione ha recepito dell'Immigration Compact, che ha lo scopo di ridurre i flussi anche lungo la rotta mediterranea attraverso le nuove intese con i paesi di origine e di transito, in particolare quelli africani, visto che coprono praticamente la maggior parte dei nostri rifugiati. Progetti di investimento, a opera dell'alto impatto sociale ed infrastrutturale da individuare assieme al paese partner, UE Africa Bond, titoli in cui finanziare i progetti infrastrutturali e facilitare l'accesso di questi paesi ai mercati finanziari, in sinergia con la Banca Europea per gli investimenti e altre grandi organizzazioni finanziarie internazionali. Cooperazione sul fronte della sicurezza, controllo comune dei confini, collaborazione sul fronte della lotta al crimine, opportunità di immigrazione legale, creazione quindi di strumenti per l'accesso ai lavoratori al mercato europeo. Scheda di reinsediamenti, sistema quindi di compensazione riservato ai paesi che impegnano loro nello stabilire sistemi di asilo nazionali. In cambio si potrebbe avere controlli confini e riduzione dei flussi, cooperazione sui rimpatri e riammissione, gestione dei flussi di rifugiati, applicazione di sistemi di asilo nazionali, lotta comune ai trafficanti. Io, ognuno è libero giustamente di interpretare questi numeri, però credo che se non ci si dà una mano tutti, se la politica non si mette tutta assieme e se ci suddividiamo il lavoro, probabilmente anche noi avremo meno più semplice a gestire questa situazione che purtroppo è drammatica. Grazie. Altri interventi? Io aspetto. Cioè, decidetevi. Allora, Bordoni, prego. Sì, grazie Sindaco, aspettavo visto che non volevo fare parte. Dunque, io la battaglia delle cifre non la faccio, vedo che entrambi i consiglieri hanno portato un sacco di dati. Io vorrei ritornare un attimo all'origine dell'ordine del giorno, anche perché naturalmente due parole sulla politica generale bisogna dirla, ma l'ordine del giorno in sé chiede fondamentalmente al governo, diciamo, un impegno coerente e diciamo più organizzato, magari anche intervenendo diversamente sul modo di gestire questa che è un'emergenza, ma non è un'emergenza che arriva a caso, non è che c'è stato in questo caso uno tsunami, un problema di natura che ha costretto a un'emigrazione biblica per motivi naturali, no, ci sono dei precisi motivi di natura economica che stanno ridisegnando in maniera drammatica tutta la struttura mondiale, in particolare lo scacchiere europeo e nel particolare ancora quello medio orientale. Alla base di questo, che poi questa cosa sfoci in una guerra tremenda come sta succedendo in Siria o in altre forme di oppressione o restrizione degli spazi democratici come è successo in più di uno Stato in cui la guerra c'è comunque ma magari non è così esplicita, cioè in Turchia, nello stesso Egitto, di cui noi stiamo ancora attendendo risposte sulla sorte del nostro connazionale, non è che in questo momento si possa definire uno Stato così democratico, quindi sappiamo che le protezioni egiziane, i sindacati, coloro che hanno dato vita in origine alla primavera egiziana, sono che poi è sfociata in qualcosa di diverso, si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà. Io, se fossi un sindacalista in uno di questi paesi, avrei delle difficoltà. Sono un migrante economico, sono un migrante politico, quindi anche. E lo stesso si dica anche per la situazione di alcuni paesi africani. Ecco. Le responsabilità politiche dei paesi europei e della comunità europea sono grandissime. Sono grandissime anche nell'origine di certi conflitti, perché hanno favorito o in maniera più o meno deliberata, con motivazioni economiche e quant'altro, in certi casi favorito la destabilizzazione di alcuni di questi stati, tra cui la Siria. Non era un esempio di democrazia, ma se si chiede perché tanti siriani non sono qui è perché sono in Turchia, in campi o da altre parti, milioni di persone, un esodo biblico
questo sì, veramente un esodo biblico. Allora, io credo che la nostra Costituzione, il nostro Paese, quando è in grado di esprimersi al meglio, abbia il dovere di non essere parte di atti di guerra o di oppressione o di rovesciamento che vadano contrariamente alla nostra, al nostro dettato costituzionale. E assieme a questo abbiano il compito, il dovere, di, al di là dei proclami, di farsi carico per la propria parte della situazione, diciamo, di sofferenza e disagio di queste persone che io ritengo che nella maggior parte preferirebbero, avrebbero preferito essere a casa loro e non su un barcone. E vorrei ricordare che molto spesso sono stati gli italiani, non avevamo i barconi perché magari in qualche caso si andava in Belgio o si andava in Germania o si andava in Francia. Vabbè, si andava in Francia, stavamo negli slum in America, eravamo in fondo alla scala sociale, quindi insomma, voglio dire, ragionare, abbiamo avuto tutta una serie di problemi anche di immigrazione in quello che dovrebbe essere la culla delle libertà, gli Stati Uniti, non vorrei ricordare ogni tanto qualche pogrom che si faceva nei quartieri italiani, quindi io credo che un popolo che dimentica insomma la sua storia non sia neanche degno di essere chiamato popolo, è qualcos'altro. Ora, sulla questione specifica, la nostra struttura economica del nostro paese è in gravissima difficoltà, ma non è in difficoltà a causa dell'immigrazione, è in difficoltà perché manca una politica di natura industriale, manca un disegno alto al di là dei proclami sempre più fiacchi del nostro Presidente del Consiglio e di quelli che l'hanno preceduto prima. Quindi c'è bisogno di uno scatto, c'è bisogno di nuove risorse, c'è bisogno di affrontare questa presenza sul nostro territorio con uno spirito assolutamente diverso, cioè che non può essere solo quello del contenimento sociale, che non può essere quello di creare un ghetto, che non può essere quello nemmeno di creare una manodopera come dire ricattata e schiavizzata, che sia, e questo per i lavoratori riguarda sia che siano migranti sia che siano locali. Non vorrei portare la questione sopra la situazione che si trova nei campi del sud, dove quando si fa la raccolta di pomodoro e quant'altro, ma anche più vicino probabilmente, ecco. Quindi noi abbiamo bisogno di dimostrare che queste persone, se vengono da paesi in cui si sono trovati per le condizioni storiche a non avere i diritti che noi abbiamo conquistato e che in qualche caso perdiamo troppo facilmente, dovremmo fare opera di alfabetizzazione in questo caso per quello di buono che possiamo portare noi. Ma vorrei anche ricordare che in alcuni casi, per non generalizzare, la gente che arriva qui può essere anche istruita, a volte istruita anche più di quanto siamo noi. Quindi la capacità di questo Stato e delle comunità deve essere di sapere utilizzare queste competenze. Ci sono degli esempi di integrazione validi che sono stati fatti. Ecco, quello che non può essere fatto, non può essere lasciato questo però alla singole, all'estro, le singole capacità di un'amministrazione. Quello che manca è un progetto di natura nazionale su questa questione. Si ha la sensazione a volte che ci sia una sorta di scarica barile, da partire dalle istituzioni europee, a partire dallo Stato, che poi le scarica sui comuni, qualche volta cercando di convincerli, pare adesso anche con una specie di incentivo temporaneo. Ho sentito parlare di 500 euro migranti, una tantum. È anche questo un modo sbagliato di affrontare il problema. Per quello che riguarda il livello locale, noi per quello che possiamo fare, avendo credo un'esperienza sul territorio, più di un'esperienza anche di presenza anche prima di questa situazione emergenziale, credo che dovremmo anche noi fare uno scatto di apertura nei confronti di quelle che sono le realtà qui presenti sul territorio. Non per creare, nessuno deve essere posto in condizioni privilegiate in un senso o nell'altro, non deve essere discriminato né privilegiato, si deve dare la possibilità
a chi ha intenzione di rimanere qui su questo territorio o comunque rimanerci all'interno della comunità per un determinato periodo di tempo, a volte neanche dipendente dalla sua volontà, perché a volte sono comunque trasferiti indipendentemente, anche se magari hanno stabilito delle relazioni e dei legami qui, di contribuire, quando, e credo che ci siano persone che lo vogliono fare, a rivitalizzare anche alcune di quelle strutture che noi a suo tempo abbiamo costruito, ma magari in questo momento sono abbandonate o comunque non frequentate quanto potrebbero essere. Quindi io penso che questo ordine del giorno vada declinato verso un intervento di cittadinanza attiva che ci deve vedere tutti responsabili in una gestione più integrata socialmente delle esperienze che sono qui sul nostro territorio, per quello che è possibile fare. Ecco perché noi in questo caso non ci inerpicheremo in distinzioni all'interno dell'ordine del giorno stesso, circoscrivendone la valutazione positiva naturalmente a questo e non coinvolgendo in nessun caso, per le cose che ho detto mi sembrano siano abbastanza evidenti, né l'azione del governo né l'approvazione di determinati, ogni tanto arrivano segnali di rombi di guerra, di intervento qua, intervento là, mandiamo i soldati in Libia, mandiamoli qua, mandiamoli là, che secondo me non sono un segno di maturità o di crescita o un segno di uno statista all'interno di questo, alla guida di questo governo, ma sembrano più che altro sottendere una volontà di compiacere alleati anche prima che in qualche caso ce lo chiedano. Fatte queste premesse, noi siamo intenzionati a esprimere un voto di favore all'ordine del giorno proposto. Altri consiglieri chiedono di intervenire? Consigliere Fuzzi. Grazie, signor Sindaco. Condivido la premessa di Bordoni sul fatto che le guerre dei numeri contano poco. Quando uno li ha in casa, da dove vengono, ce li hai. Io rimango fermamente convinto del fatto che un sindaco che non rubi e che aiuti gli immigrati possa permettersi di andare in deroga anche a qualche legge dello Stato italiano, come molti altri nell'aiutare gli immigrati magari fanno. Questo ordine del giorno sconclusionato, secondo me fatto malissimo, mi auguro che il capogruppo consigliare Rita Brignai non l'abbia scritto lei, perché è un vero dramma. Noi ci siamo dimenticati di tante cose. Confucio, che leggevo adesso, è morto nel 479 a.C., diceva una frase molto celebre: se vuoi aiutare un povero, non regalargli un pesce, insegnagli a pescarlo. La dizione non sarà perfetta, ma il contenuto si capisce bene. Che vengano dall'Africa, dall'Arabia, non ha importanza. Anche i migranti devono collaborare a mantenere i bambini non accompagnati, o dobbiamo collaborare solo noi? Solo noi dobbiamo preoccuparci di questi bambini o possono preoccuparsi di questi bambini anche loro? Bene, in estrema sintesi qui si propone una redistribuzione, no? Giusta, equa. Condivido pienamente che vadano redistribuiti pro quota in tutti i comuni del territorio nazionale, ma bisogna anche rapportarli con gli immigrati che non sono poi completamente integrati, o sì, che già ci sono in un territorio. Con 16 a circa il 14, 13 e mezzo, 15, non lo so, per cento di popolazioni provenienti da altri paesi, che alcuni sono integrati, alcuni perfettamente integrati, altri danno qualche problema, o sbaglio. Per cui non bisogna poi sommare problemi ad altri problemi. Un sociologo inglese, di cui non mi ricordo il nome, sosteneva che sopra le percentuali del 14 o 15, 13 e mezzo, 14%, di popolazioni provenienti da altri stati in un paese si generano delle lotte fra immigrati e non con la popolazione autoctona. Quindi noi ci stiamo addentrando in un mare di problemi. Ora, io sono per raddoppiare il 2,5 immigrati ogni 1000 abitanti. Ne prendiamo 5,
Però questi cinque, il signor sindaco, la giunta, l'amministrazione e tutti noi, ci impegniamo di farli lavorare per rendergli degna la loro esistenza in terra. Perché, assessore, sì, con il LED si consuma meno petrolio, ma anche sfalciando l'erba lungo le strade col falcetto si consuma meno petrolio. E quindi ci daranno poi delle quote bianche, come si chiamano? Non ce le danno, proviamo a farcele dare con la nuova società della quale ho votato a favore grazie al suo intervento. Per cui, per una volta, proviamo ad essere il comune capofila di un'idea nuova, proviamo ad occupare queste persone a fare qualcosa e non averli come zavorra, perché in un'economia agonizzante non potremo mantenerli in eterno e questi, grazie agli iPhone e compagnia bella, verranno in qua sempre in quantità maggiore. Quindi propongo che il comune di Conselice ci dica: noi prendiamo 2,5, anzi 5 immigrati, il doppio di tutti gli altri dell'Unione, eccetera, eccetera, però li vogliamo attivi. Perché dei belli imbusti provenienti dall'Africa nera, dal Marocco, dalla Tunisia o da chi che sia, noi a passeggio per il paese non sappiamo che cosa farcene. È così folle questa cosa? Se io mi sono attaccato un cerotto alla schiena perché spostavo i sacchi del cemento, loro devono vivere all'Hotel Selice serviti e riveriti? Ma qui stiamo scherzando. Signor Sindaco, coraggio, se non ruba e fa del bene agli immigrati, in galera non ci va. Ci dia un segnale di qualche cosa di serio. Voterò contro. Penso che consigliere Molinaro vuole intervenire. Faccia pure. No, no, io voglio solamente chiedere una cosa perché non mi è chiara, non ho avuto modo di vederla. Cioè, si parla di 2,5 ogni 1000, noi per quanto riguarda Conselice e Ravenna, quali sono le percentuali? Perché non ho potuto vederla, ecco, vi chiedo solo questo. Allora, prima di passare la parola alla consigliera Brignani, volevo dire due o tre questioni. Intanto che credo che comunque sia stato positivo che il gruppo di maggioranza abbia proposto questo ordine del giorno. È un ordine del giorno che il PD della Bassa Romagna presenta in tutti i consigli ed ha avuto anche, mi sembra di aver capito così, in alcuni consigli anche l'approvazione di tutto il consiglio, proprio perché il tema dei profughi migranti, chiamiamoli come vogliamo, con il tema di persone, perché sono esseri umani che in qualche modo per motivazioni varie decidono di fare una traversata, molto spesso anche a rischio della propria vita, è un tema complesso, è un problema complesso, serio, e un'amministrazione, un consiglio serio come il nostro non può affrontarlo se non in maniera seria. Anch'io non mi appassiona la guerra dei numeri, io credo che il contenuto scritto nell'ordine del giorno presentato, le cose che diceva anche la consigliera Panfiglio collimano quando si segnala per esempio quel 58-59% di ricorsi di domande che vengono respinte che costituiscono un problema, perché su quello si genera l'eventuale ricorso e poi dopo anche il diniego e cosa fare. Quindi io credo che sia un ordine del giorno serio che pone la questione, perché i numeri sono comunque importanti, li ha citati anche la consigliera Panfiglio, si tratta di oltre 100 e rotti migliaia di persone che comunque hanno varcato il nostro paese attraverso una modalità che molto spesso è quella del mare, attraverso il mare Adriatico, con il mare Mediterraneo, con tutte le sciagure connesse. Credo che sia anche l'occasione per fare il punto sul nostro territorio, cosa stiamo facendo, perché questo ordine del giorno segnala anche dei problemi, quindi non è a mio parere una gestione di un problema che viene posta anche nel suo connotato corretto, perché è fuori dubbio che c'è una, come dire, una regia più importante che quella sicuramente regia europea, regia comunque degli scenari internazionali, che devono da una parte ridurre le motivazioni per cui le persone si spingono verso questo viaggio, e sono chiaramente grandi relazioni internazionali che sono sedare dei conflitti che sono storici,
sedare, non promuovere altre predomini di tipo economico, quindi vuol dire riequilibrio nel mondo, perché nella sostanza poi di questo si tratta. Quello che volevo significare è che cosa abbiamo fatto nel nostro territorio e quindi anche a Consellice rispetto a questa gestione, che è un tema complesso. Che è un'altra cosa, poi vorrei scindere questa cosa qua rispetto alla presenza di extracomunitari sul nostro territorio, perché ricordo, l'abbiamo fatto già in sede di presentazione dei consigli, i percorsi migratori sono molto, molto difficili anche da leggere, ma il 60% delle persone extracomunitarie che sono nel nostro comune sono di origine europea, non sono né di origine africana, né marocchina, né tunisina o di altro. Quindi, come dire, distinguiamo le cose. Queste sono persone che vengono via essenzialmente nel nostro territorio, vengono dal Centro Africa, e dopo vi dico anche, sto proprio ai numeri perché credo che sia anche importante dare il conto di quello che abbiamo sul nostro territorio, dei 295 che erano in Bassa Romagna nell'agosto del 2016, la stragrande maggioranza veniva dal Centro Africa, che non si può certo definire una patria priva di guerre, dalla Nigeria nel 76, 47 dal Pakistan, 51 dal Senegal, non c'è nessuno che venga dal Marocco, non c'è nessuno che venga dalla Tunisia, sono tutte, l'elenco è questo, perché i consiglieri, giustamente i consiglieri di opposizione, hanno chiesto anche attraverso un'interrogazione di qual è la provenienza di queste persone che sono sul nostro territorio. Come sindaci e come responsabilità che portiamo, abbiamo deciso di prenderci la responsabilità di gestire assieme al prefetto questa che è una, ai tratti di emergenza, ai tratti anche quello che si diceva prima, anche di dato strutturale, che non voglio neanche avventurarmi adesso nella questione politica, però è un dato di fatto che noi abbiamo un problema. Il problema è che queste persone sono sul nostro suolo e vengono trasferite. Quindi noi siamo partiti da, noi abbiamo sul nostro territorio in Bassa Romagna, quei dati che lì sono salite 340 mi pare a fine agosto, e poi il prefetto ci ha chiesto di incrementare ulteriormente la possibilità di ospitarli spartendoli, diciamo, nel territorio provinciale. Noi avevamo due scelte: o lasciavamo fare il prefetto che con dei bandi chiaramente vinceva chi vinceva come gestore e si prendeva chiaramente le strutture più a buon mercato, diciamo, nel territorio, il rischio era evidente per Consellice, che non ho bisogno di dirvelo, oppure invece di cercare di dire cerchiamo di governarlo. Noi ci siamo messi in questa strada e quindi attraverso una convenzione fatta dall'Unione, Prefettura e l'ASP, per la Bassa Romagna, altrettanto ha fatto Faenza, diversamente ha fatto i comuni di Ravenna e i comuni di Cervia, che hanno fatto una convenzione addirittura diretta, abbiamo questo impegno da onorare. Quindi di qui alla fine dell'anno scadono i bandi, diciamo, scadono le convenzioni in essere fatte direttamente dalla prefettura, nel nostro caso vuol dire riguardo alla struttura dell'ex Hotel Selice, ad esempio, e l'ASP emetterà un nuovo bando che tiene conto di quelli già presenti, quindi quelli che erano già presenti in maniera diretta dal rapporto con la convenzione, più i nuovi che il prefetto ci ha chiesto di accogliere sul nostro territorio. Da quando ci siamo insediati, e mio buon testimone qui all'assessore Gasparri, abbiamo fatto un lavoro molto a testa bassa, piedi a terra, abbiamo cercato di entrare in quella struttura, ci siamo andati diverse volte con la prefettura, abbiamo imposto delle norme, delle prescrizioni, e direi che da quella struttura che era così così è portata ad esempio come struttura a livello della prefettura. Qui abbiamo dei cittadini che sono presenti, che sanno anche le feste che vengono organizzate, quindi invito anche i consiglieri a partecipare, perché bisogna fare, penso anch'io come dice Bordone, lo scatto in più. Qual è lo scatto in più che stiamo cercando di gestire? È di applicare quella convenzione che è stata
prevista a livello regionale di poter utilizzare queste persone nelle forme di volontariato attivo. Ne abbiamo già una decina che si sono proposti in maniera volontaria. Qui la burocrazia non ci aiuta, perché va fatto attraverso un'organizzazione di, diciamo, di volontariato, quindi si è reso disponibile il Centro Salami di Lavezzola a fare questa convenzione, con l'aiuto naturalmente del Comune, e quindi dovremmo, messo a punto questa cosa qua, dare atto anche a questa restituzione, diciamo, alla nostra comunità di questa accoglienza che hanno queste persone sul nostro territorio. Quindi è evidente che ci sono politiche generali che trascendono dal nostro stare sul territorio, che riguardano l'accoglienza, l'umanità, che riguardano le condivisioni di linea di politica estera e di politica di negoziato, ma anche di blocco, diciamo, di sistemi e di regimi che chiaramente non hanno nulla a che fare con la democrazia. Quindi ci vuole un ruolo dell'Europa, è quello che dice l'ordine del giorno, dice questo. Come ci vuole una pari responsabilità di tutti i territori. Non è giusto che un territorio in qualche modo accolga una disposizione, diciamo, di legge, e qualche altro territorio, per il solo fatto che dice di no, non ne debba ospitare. Mi pare questa sia una grande ingiustizia, e quindi credo che anche il richiamo che ha fatto l'ANCI sia corretto, perché bisogna, come dire, se siamo un paese, siamo un paese dove le regole valgono per tutti e per tutti i territori. Quindi io credo che su questa partita qua bisogna essere molto seri, si possono avere opinioni diverse, ci mancherebbe, però non si può dire che non è corretto l'ordine del giorno, è corretto perché porta dei dati che anche qualche un altro ha detto, ma ha dei contenuti. I contenuti sono quelli che, ripeto, non sono, sono anche nella prospettiva di richiesta di una politica diversa per quanto riguarda questo fenomeno, che non è solo emergenza, è un vero e proprio esodo, quindi chiaramente c'ha delle motivazioni al fondo molto più importanti, molto più grosse. Noi teniamo, come sindaci, questa è una cosa che stiamo portando avanti, con i capigruppo, quasi mensilmente. Penso che la prossima capigruppo plenare sarà sull'argomento migranti, quindi perché la gestione deve essere la più trasparente possibile, perché deve essere anche fatto in modo che non si possono dire non li vogliamo. Cioè, è una roba, parte che non è corretta e disumana, ma non è neanche, come dire, un'espressione ammissibile per un'amministrazione dire che non li vogliamo. E questo che invece sento dire a me sicuramente è una cosa che preoccupa molto, perché vuol dire che fai una graduatoria, allora diventa come i frontalieri che dovevano andare in Svizzera e, come dire, sono italiani e vengono respinti. Ma cosa facciamo? Facciamo il livello del respingimento, tutti i sei di serie A, B, Z, C, Z. Cioè, mi pare veramente che stiamo retrocedendo. Io credo che invece questo territorio possa giocare un ruolo. Noi, su quella parte che lei diceva, non è che noi facciamo la nostra parte, non ne facciamo né più né meno, facciamo la nostra parte, la posta è corretta, che prima cosa queste gestioni devono essere trasparenti e corrette, fatte bene, e quindi noi sorveglieremo, come abbiamo sorvegliato fino adesso, in maniera molto, diciamo, in punta di piedi, ma molto attenta a che queste strutture che gestiscono questi migranti siano gestite nel migliore dei modi. Fatto questo, faremo la nostra parte, ripeto, ma credo che l'ordine di giorno proposto sia molto, ma molto equilibrato, tant'è che in molti consigli dove è già stato portato questo ordine del giorno è stato votato all'unanimità, con qualche voto di astensione, che comunque vuol dire comunque con all'unanimità lo stesso, che non con parere di contrarietà. Credo che sia questo il segnale di un territorio che non scansa il problema, lo riconosce, cerca di gestirlo in maniera seria, sapendo che se lo gestisce in maniera seria anche il conflitto si attenua, se non lo gestisce in maniera seria il conflitto si moltiplica. E davvero fare la graduatoria del cittadino di serie A, del cittadino di serie Z, è una roba orrenda che viene riproposta molto spesso
con quella equivalenza che non vorrei citare, dove sono trattati meglio i profughi dei cittadini italiani, che mi sembra che sia una cosa assolutamente non giusta da proporre per delle persone che ricoprono un ruolo come stiamo ricoprendo noi nel rappresentare tutti i cittadini del comune di Conselice. Consigliere, vuole intervenire? Molinare. Prego. Intanto dare una risposta al consigliere Molinare che ha chiesto la percentuale dei profughi a Conselice, che è il 3,8 per mille, perché noi ne abbiamo al momento 38, un numero che è stabile dal 2014, non sono gli stessi che sono arrivati nel 2014, perché fortunatamente la Commissione Territoriale di Forlì lavora in modo abbastanza celere, ogni sei mesi c'è indicativamente un ricambio delle persone ospitate al Selice. La funzione di questi bandi, del bando che è stato assegnato a fine anno e si è attuato in primavera, è proprio servita ad evitare, far sì che nella nuova ridistribuzione i comuni già con un numero elevato di profughi nel proprio territorio, Massa, Bagnacavallo e Conselice, non fossero inclusi in questa nuova ridistribuzione, ma le persone fossero insediati in altre zone in cui ancora non c'erano questi insediamenti. Ovvio che dipende da chi si propone al bando e da dove questo gestore riesce a reperire la struttura che dovrà ospitarli, ovviamente. Però sì. Per Conselice sì. No, fatto bene, chiedo scusa, nel senso che era un dato importante. Il primo bando che ha fatto l'ASP aveva escluso proprio i territori i comuni di Bagnacavallo e di Conselice, perché erano quelli che avevano la percentuale più alta di presenza sui cittadini. Noi ne abbiamo 38 all'hotel Ex Selice, però il bando chiaramente porta a una percentuale molto più, alla fine sostanzialmente mi pare che andiamo sui 437 presenze in Bassa Romagna, già occupate, e di un margine diciamo per l'evenienza. Quindi però sui dettagli di questa roba qua sarete informati nella prossima capigruppo, perché è in itinere questo bando che deve uscire assolutamente, perché come dicevo prima quelli in convenzione diretta con la prefettura scadono il 31 dicembre 2016. Dunque mi pare che ci siamo espressi tutti, vero? Quindi possiamo procedere. Hai finito, Rito? Scusami. Possiamo procedere quindi alla messa in approvazione della proposta di ordine del giorno presentata dal gruppo consigliare con capogruppo Rita Brignani. Chi si esprime a favore della proposta dell'ordine del giorno presentata? Gruppo di maggioranza più consigliere Bordoni. Chi si esprime contro? I due consiglieri Fuzzi e Panfiglio. Chi si astiene? Molinaro. Grazie, abbiamo terminato gli ordini del giorno. Adesso c'è il tempo per le interpellanze, interrogazione e quant'altro. Prego, consigliere Fuzzi. Io vorrei fare una domanda. Vi siete accorti che il comune di Conselice nel comune di Conselice 10.000 abitanti circa verranno installati due autovelox? Nel comune di Lugo, 33.000 abitanti circa, ne verranno installati 5. Io non capisco dove sia la proporzione. Vi siete accorti che la caserma dei carabinieri di Conselice è composta, credo, da 5 unità su un territorio di 55 km quadrati circa? San Lorenzo, dei nostri padroni di Lugo, ha più persone in un territorio decisamente più ristretto. Vi siete accorti che di queste persone bisognose abbiamo parlato di Conselice, Bagnacavallo e Compagnia Bella, ma non abbiamo mai parlato dei nostri padroni di Lugo? Allora, se cerchiamo degli equilibri, quando cominciamo ad averli un po' su tutto il territorio, noi siamo i servi poveri dell'Unione.
Questa ovviamente è una mia opinione, vorrei sapere la vostra per iscritto, per cortesia. Grazie. Non ho capito la risposta scritta, che cosa si deve? Qual è la domanda? Ma io mi rifiuto di rispondere a una domanda del genere, scusi, se vuole dibattere sull'argomento lo facciamo, ma se io devo rispondere a una sua domanda provocatoria dove mi tiri in ballo le caserme, che non dipendono certamente dal sindaco, perché sa perfettamente che le caserme attengono ai carabinieri, al Ministero della Difesa, esatto, e poi c'è una, come lei sa benissimo, c'è un consiglio che si chiama Consiglio dell'Ordine d'ordine e sicurezza, che è presieduto dal prefetto, dove c'è il questore. Poi le ricordo che quindi le caserme tanto sono due sul nostro territorio, non sono una sola, e poi comunque non compete al sindaco. Ma guardi che se lei, io le dico che l'ho già fatta presente questa cosa, cosa lei pensa? Che dica una cosa inesatta? Allora dico, se lei vuole parlare e dire qual è la relazione che ha il Comune di Conselice con l'Unione, possiamo parlare tranquillamente, ma chi debba rispondere a una sua provocazione, gli autovelox, gliel'ho già detto, sono 2-5, il Comune di Lugo ne ha presentati degli altri, ne ha degli altri sul suo territorio, quindi se vogliamo fare le cose serie le facciamo in maniera seria, diversamente no, beh, allora lei me la fa scritta e io le rispondo scritta, perché chiedo scusa, devo prendermi gli appunti su quello che lei dice in consiglio comunale e poi ha la risposta scritta, ma su che cosa? Le domande, se lei vuole rispondere, le formula per iscritto, mi formula per iscritto la sua domanda, io le rispondo volentieri. Ok, grazie. Consigliere Bordoni? Sì, soltanto due cose veloci. La prima non era prevista, ma avendo preso in consiglio delle dimissioni dell'assessore alla cultura, oltre a fare gli auguri per il suo nuovo lavoro, e poi siamo curiosi, vorremmo sapere anche qual è, ma glielo chiediamo in privato. E la seconda cosa è, di conseguenza è, visto che già in passato, quando c'è stato tra virgolette non è il primo rimpasto di giunta, che ci dovrà essere comunque ridistribuzione, visto che, se ricordo bene, anche recentemente l'assessore oltre alla cultura aveva ricevuto dei compiti, delle cose in più, per le considerazioni fatte precedentemente noi chiediamo al sindaco di fare una riflessione se non sia opportuno, viste le mansioni già svolte, anche i compiti già delegati all'Unione, valutare nella sua ovviamente piena libertà di riassetto delle deleghe una ridistribuzione delle deleghe agli assessori attualmente in carica, nell'ottica di una riduzione, diciamo, dei costi della giunta, una riduzione del numero degli assessori. Questo però è soltanto un'indicazione che ripete quello che era già stato detto quando si era dimesso l'allora vice sindaco. L'altra cosa è una coda della discussione che abbiamo avuto nella conferenza dei capigruppo, e qui mi rifaccio al tema che aveva sollevato il capogruppo Fuzzi, e sul fatto che in effetti sia assolutamente opportuno, adesso grazie per la definizione dello scatto in più, la metto volentieri a disposizione, se la conferenza dei capigruppo appunto può iniziare a ragionare sopra la situazione di natura economica e sociale di questo territorio, i livelli di occupazione e quant'altro, un discorso che abbiamo iniziato per l'appunto durante l'ultima conferenza, in un ambito più vasto che può essere anche segmentato, ma che non si racchiuda soltanto magari nella proposta che era stata accennata del tavolo degli imprenditori, che di per sé stesso secondo me non sarebbe sufficientemente rappresentativo di quelle che sono le tematiche che a nostro avviso dovrebbero essere portate in campo, che sono giustamente il livello dei servizi, la tenuta sociale del territorio da una parte, la tenuta dell'occupazione, perché se non c'è occupazione difficilmente c'è anche tenuta del territorio sociale, e poi accompagnato anche da un rapporto tra quelli che sono le istituzioni della politica e gli investimenti o i non investimenti che il tessuto produttivo del nostro territorio fa o intende fare o non farà. Ecco, quindi nell'ottica, diciamo, costruttiva di questo, trovare una formulazione che più che la conferenza ad hoc sia in effetti
oppure si può studiare una forma insieme, che però ponga questo tema sotto la lente di ingrandimento al centro del dibattito politico da qui a venire, insomma. Panfiglio. Scusi, solo un ringraziamento all'ufficio tecnico, all'architetto Gagliardi, al geometra Emiliani per la risoluzione del problema delle fogne di via Giotto dopo mia segnalazione. Grazie. Grazie. Dunque, direi che possiamo concludere il consiglio, nel senso che per quanto riguarda le indicazioni di Bordoni, mi rifaccio un po' alla. La prendo in considerazione, però ci rifletto, nel senso che al momento le deleghe rimangono in capo a me, vediamo di trovare la soluzione quando troverò la soluzione appropriata. Per quanto riguarda invece quello che diceva il consigliere Bordoni, che è stata una sollecitazione che ha fatto il consigliere Fuzzi all'interno della Capigruppo, credo che sia un argomento importante. Vediamo casomai di far lavorare meglio la Capigruppo in termini più propositivi e meno, diciamo, e meno di schieramento. Mi prendo il tempo, insomma, di ragionarci sopra su come potrebbe essere la modalità più opportuna. Nel senso che secondo me il tema dell'economia e il tema dei servizi sono due temi estremamente importanti per da una parte la tenuta del nostro sistema economico e direi anche sociale. Quindi mi prendo l'impegno di ragionarci, di rifletterci un attimo e di vedere come sviluppare questa cosa in maniera più organica nella capigruppo e non in maniera, come dire, sporadica. Comunque il tema dei servizi e della tenuta economica io credo che siano i temi più rilevanti che abbiamo di fronte, lo dobbiamo al sistema del nostre imprese e lo dobbiamo anche ai nostri cittadini, perché parliamo tanto di comunità, davvero vorrei spendermi perché questa comunità se fosse più comunità, e credo che la comunità è più comunità quando sicuramente ha tenori di vita, tenori di, diciamo, di sicurezza maggiori in senso lato, come progetto di vita personale, ma anche come progetto più ampio di imprese e di territorio. Quindi io chiuderei qui, vi saluto e vi auguro buonanotte.